Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie di essere qui in questa giornata particolare, straordinaria. Noi ci scusiamo del ritardo con il quale cominciamo questa cerimonia, un ritardo dovuto a concomitanze di iniziative inattese, peraltro. L'occasione che ci riunisce qui non è tanto e soltanto una celebrazione in sé, quanto la manifestazione dell'orgoglio nazionale intorno a una iniziativa che è quella della Costituzione, della DIA, che è nata per una necessità improcrastinabile, improrogabile, che era quella di contrastare la mafia al meglio, i poteri criminali al meglio, utilizzando tutti gli strumenti che la legge aveva a disposizione. Ma tutto questo però è nato anche e a causa, forse, del sacrificio di tanti servitori dello Stato che hanno lasciato la loro vita nella battaglia, nella guerra della lotta alla mafia. Paradossalmente, incredibilmente, la struttura cresceva e si arricchiva grazie anche, e lo dico senza alcuna retorica, al sangue di questi servitori dello Stato che con il loro sacrificio contribuivano a mettere dei mattoni alla costruzione di questa roccaforte di legalità. Il generale Dalla Chiesa, quando nel 1982 viene nominato prefetto di Palermo, non poteva, pensate, eseguire accertamenti in banche e altri enti, non poteva effettuare intercettazioni telefoniche o ricevere informazioni da servizi di intelligence. Dopo 100 giorni il generale venne ucciso e lui di questa sua solitudine, di questo suo isolamento, parlò in una drammatica intervista con Giorgio Bocca, qualcuno di voi la ricorderà, su Repubblica. Questi poteri poi vennero concessi all'alto commissario della lotta alla mafia. Il polo antimafia è stato progettato e istituito dal magistrato Chinnici, che viene ucciso nel 1983, viene poi realizzato nel 1984 dal dottor Antonino Caponnetto, poi ucciso anche egli, poi morto anche egli. Con la presenza, tutto questo con la presenza determinante di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi come voi tutti ricorderete nel 1992, dobbiamo riconoscere che senza il lavoro di questi straordinari servitori della patria, la DIA così come oggi non la conosceremmo e la lotta alla mafia non avrebbe annoverato i successi che ha annoverato grazie al loro sacrificio, grazie al loro impegno. Tutto è partito dalla Sicilia, la patria della cultura dell'antimafia, e non a caso oggi il nostro ospite è siciliano. Lui era, se mi consentite questa affermazione un po' esagerata, era nella sala parto quando è nata questa creatura voluta dai migliori uomini, dai nostri migliori servitori dello Stato, il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Autorità, gentili ospiti, è davvero un piacere per me oggi ospitare questa celebrazione dei 25 anni della Direzione Investigativa Antimafia, che con una battuta appunto anticipata da Franco Di Mare, ecco, ho visto nascere, nel senso che ero al Ministero con Giovanni Falcone quando si ideò e si preparò tutto quello che era necessario per poi creare questo ufficio. Come spesso accaduto nel nostro paese, le intuizioni migliori sono rimaste a lungo in incubazione per poi diventare realtà in breve tempo a seguito di una qualche emergenza, come ad esempio è avvenuto per la legge Rognoni-La Torre e quella istitutiva dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia, approvate entrambe a seguito degli omicidi La Torre, Dalla Chiesa. E dopo l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere di tipo mafioso, e dopo le esperienze del pool antimafia di Palermo, che culminarono appunto nel maxi processo
di cui ho avuto il privilegio di essere giudice a latere, si prese esatta consapevolezza che di regola i delitti riconducibili alla criminalità organizzata si inquadrano nell'ambito di un programma di attività criminali che non si esaurisce nel mero compimento del singolo reato e permane ben oltre l'arresto anche di taluni degli associati. Ciò significa che tali delitti, frutto spesso di un'unica strategia, hanno connessioni tra loro e implicano relazioni tra i vari associati con la conseguenza che solo rilevando e verificando tali collegamenti e rapporti è possibile cogliere la trama nella quale essi si inseriscono e quindi risalire alla consorteria criminale che li ha realizzato e poi ai loro autori. Non può sfuggire il fatto che la prova possa essere ricostruita solo attraverso tessere di un mosaico costituito da elementi indiziari sparsi spesso in varie parti del territorio nazionale e anche all'estero. Quindi l'esigenza inderogabile, concretatasi dopo anni di stragi, omicidi eccellenti, guerre di mafia, era quella di evitare la frammentazione delle indagini, principalmente dovuta alla molteplicità degli organi investigativi e ai ridotti ambiti territoriali di loro operatività, introducendo nell'ordinamento forme stabili di coordinamento e di accentramento delle indagini. Questo modello di lavoro condiviso e insieme coordinato era per Giovanni Falcone la trasposizione sul piano nazionale dell'esperienza del pool antimafia di Palermo ed era maturato negli anni. Si pensi soltanto che il primo importante collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta, incomincia a rendere le sue dichiarazioni al giudice Falcone nel 1984 e per ben 7 anni si dovettero gestire i numerosi collaboratori di giustizia senza un quadro normativo di riferimento. Il 91 diventa finalmente un anno chiave per questo tanto auspicato salto di qualità. Nel gennaio del 91 fu infatti emanato un decreto, poi convertito in legge, che prevedeva con il blocco dei beni una linea dura per il sequestro di persona a scopo di estorsione e nello stesso decreto finalmente le misure di protezione per i collaboratori di giustizia. A maggio, sempre per decreto, fu istituito l'obbligo per gli enti finanziari, in seguito esteso ad altri operatori economici e commerciali e anche a taluni professionisti, di segnalare le operazioni finanziarie sospette, di nascondere fatti di riciclaggio, di impiego di denaro o altre utilità provento di delitti. Sempre per decreto, questo è un dato significativo, a maggio sono stati costituiti i servizi centrali interprovinciali di polizia giudiziaria, a ottobre l'istituzione della DIA e a novembre l'istituzione della DNA, della Direzione Nazionale Antimafia, che così anche oggi fa un anniversario, quindi il 20 novembre scorso ha compiuto anche la DNA 25 anni, quindi procuratore Roberti, anche la DNA fa il suo compleanno. Sì. Però il possesso è una cosa, il decreto legge è già operativo. Un salto di qualità che, unito alla sentenza definitiva del maxi processo del 30 gennaio 92, non sfuggì alle organizzazioni criminali che nei mesi successivi risposero con ferocia disumana. La DIA, dai giornali subito accostata ad una sorta di FBI italiana, nasce come gruppo interforze, polizia, carabinieri, guardia di finanza, con uno specifico compito: essere il terminale privilegiato di tutte le acquisizioni informative in materia di criminalità organizzata, in sinergia con i servizi centrali delle 3 forze di polizia, da porre nella disponibilità della funzione di coordinamento e dell'attività di impulso investigativo della Direzione Nazionale Antimafia. Questa era la volontà, questa era l'idea, quella di ricondurre a fattor comune tutte le informazioni investigative per un contrasto efficace alla criminalità e purtroppo però non ha trovato le condizioni per una sua completa ed esclusiva valorizzazione, perdendosi così l'occasione di
mettere a frutto rapidamente il patrimonio informativo via via accumulato da tutti gli apparati di sicurezza dello Stato. Ma anche se non compiutamente realizzato, questo intento ha aperto la strada a modelli di collaborazione che hanno trovato comunque il raccordo da parte delle procure distrettuali antimafia, che ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione hanno potuto disporre direttamente della polizia giudiziaria, rappresentata sia dalle tre forze di polizia sia dalle sezioni distrettuali della DIA. E ciò ha costituito un supporto all'attività della Procura Nazionale Antimafia, che ha potuto così incrementare, monitorare negli anni tutta l'azione antimafia, inserendo nella banca dati SIDA SIDNA non solo l'esito delle indagini, ma anche il relativo sviluppo processuale attraverso le sentenze di tre gradi di giudizio, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali, le informazioni autonomamente acquisite attraverso i colloqui investigativi. Lascio ad altri il bilancio di 25 anni di attività della DIA, che però, se si guarda ai 20 miliardi di euro di beni sequestrati o 10.000 ordinanze di custodia cautelare eseguite, non può che essere senz'altro positivo e insostituibile. Nella prima fase l'attività della DIA si distinse per una pressante azione repressiva, soprattutto grazie ai contributi investigativi forniti dai collaboratori di giustizia. Successivamente la direzione ha dedicato un impegno crescente alle indagini finalizzate all'aggressione dei patrimoni mafiosi e illeciti, anche grazie al potere del suo direttore di avviare in via autonoma proposte di misure di prevenzione antimafia, al potere di accesso agli istituti di credito per gli accertamenti patrimoniali. Un'altra specializzazione di grande rilievo attiene alle attività antiriciclaggio, all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette che vengono inviate dall'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, sia alla DIA che alla DNA. Infine, più recentemente, la DIA si è distinta nella prevenzione amministrativa antimafia, che ha condotto all'elaborazione di un efficace sistema di monitoraggio degli appalti pubblici per prevenire possibili infiltrazioni mafiose, e questo ha riguardato tanto le infrastrutture strategiche quanto i grandi eventi. Concludo sottolineando l'importanza che non venga mai meno l'animo ispiratore della centralità delle investigazioni sulla criminalità organizzata, che assume un carattere transnazionale sempre di più e diviene sempre di più globale. Il modello incarnato dalla DIA è il punto di arrivo di una lunga evoluzione, e spesso nelle mie visite istituzionali all'estero, anche con la precedente funzione, mi venivano chieste informazioni su tecniche investigative e strumenti di indagine che sul sangue dei nostri martiri costituiscono senza ombra di dubbio un sistema moderno ed efficiente per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata nazionali e transnazionali, e per affrontare la sfida anche nei confronti di nuovi fenomeni come l'attuale terrorismo internazionale. Per lunghi anni è stato per me un grande privilegio quello di lavorare con uomini e donne dediti ad una costante e intensa lotta alla criminalità organizzata, come voi, come tanti di quelli che oggi sono presenti e che mi riportano al mio passato. Ed è davvero un grande piacere poter rivolgere oggi in questa sala, chi l'avrebbe mai pensato, alla DIA, che ho visto nascere, e dei suoi attuali componenti i miei più sentiti auguri per questi 25 anni. Grazie. Grazie Presidente. Sentiamo adesso i messaggi di auguri del Capo dello Stato e del Presidente della Corte Costituzionale, dalla viva voce del Generale Nunzio Antonio Ferla, che è il Direttore della DIA. Prego, Direttore. Sì, buongiorno a tutti. Leggo il messaggio pervenuto dal signor Presidente della Repubblica. Nella ricorrenza del 25° anniversario della istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, desidero esprimere la gratitudine e l'apprezzamento dell'intero Paese per l'attività svolta a servizio della comunità. La DIA, sorta insieme alla Direzione Nazionale Antimafia,
grazie all'impegno di Giovanni Falcone, rappresenta una riuscita sintesi tra le esigenze di qualificazione, specializzazione e al contempo di agilità della struttura investigativa, requisiti essenziali nel contrasto alla complessità degli odierni fenomeni criminali. I positivi risultati sino ad ora conseguiti nell'azione organizzata da parte della DIA si nutrono della sapiente collaborazione con gli uffici e le forze di polizia a livello centrale e periferico. Proprio da questo coordinamento, reso possibile in virtù della composizione interforze della DIA, deriva la tempestività dell'attività investigativa, elemento indispensabile per il suo successo. L'occasione di un bilancio dell'attività svolta deve essere momento di confronto sulle strategie investigative necessarie per combattere in modo sempre più efficace il crimine organizzato. Con questo spirito rivolgo a quanti interverranno un saluto cordiale e partecipe. Firmato Sergio Mattarella. Grazie direttore. Grazie direttore. Ci ha raggiunto il generale Tosca, il comandante generale della Guardia di Finanza, che salutiamo. E quando si pensa alla DIA si pensa fondamentalmente al lavoro formidabile di raccolta dei dati. La DIA è il più grande, il più cospicuo, robusto, attrezzato database d'Europa per la lotta al crimine, ma non è soltanto questo la DIA. Allora vediamo che cosa è la DIA in questo filmato. Eccolo che parte. Abbiamo scoperto che la società Rusprof in realtà è in mano ad un prestanome, ma non è l'unica di questa organizzazione, che è arrivata anche a gestire appalti pubblici importanti, che gli consentono di riciclare denaro sporco. Dietro tutto questo giro d'affari illeciti c'è una persona che cerchiamo da anni. Si tratta di Carmine Turi, detto un signorino. Ragazzi, prendiamolo. La mafia ha tanti soldi, per questo dobbiamo essere più furbi. E noi abbiamo il dovere di combatterla, tutti i giorni. Mi serve un contatto al più presto. Avere gli strumenti giusti ci permette di raccogliere informazioni utili quando si parte per un'operazione. Ragazzi, andiamo? Andiamo. Combattere la mafia non è uno scherzo. E la nostra forza sta proprio nel lavorare gomito a gomito con altri colleghi che hanno storie e specializzazioni diverse dalla mia. E questo agevola le nostre indagini. Dove? Ottimo lavoro. Per noi è fondamentale riuscire a registrare tutte le attività criminose. Soprattutto i passaggi illeciti di denaro. Noi dobbiamo essere in grado di aprire qualunque serratura in qualunque luogo. Una porta chiusa non può essere un ostacolo alle nostre indagini. Allora, tu mi sostituisci il videoregistratore, ok? E Max, mi metti una microcamera qua dentro.
In alcuni casi dobbiamo entrare nei posti per piazzare microcamere e ripulire tutto senza lasciare alcuna traccia del nostro passaggio. Il piazzamento è una faccenda delicata. Basta niente e tutto può saltare per una variabile che non potevi prevedere. Ma se tutto va bene, sei soddisfatto, perché hai aggiunto un altro pezzo al puzzle dell'indagine. Prego, grazie. Allora? È molto che non ci siete, Fortunatamente ci vediamo, per la fortuna. Sto aspettando con molta ansia. Per noi contano ancora le parole. E questi sono i fatti. Quindi le motivazioni ci sono, è ben valide a quanto vedo. Quello mi raccomando. Sì, ce l'abbiamo. Giovanni Falcone diceva che per prendere i mafiosi devi seguire i flussi di denaro. È esattamente quello che facciamo io e i miei colleghi tutti i giorni, quindi... Ragazzi, questo è l'ultimo. La maggior parte dei mafiosi risulta nulla tenente alle prime indagini. Peccato che se ne vadano in giro con auto di lusso e sugli yacht. Loro fanno soldi con le tangenti, le estorsioni e i grandi appalti. Noi facciamo le indagini e scopriamo un fiume di denaro sporco oppure già ripulito. Quelli che le avevo chiesto, vero? Sì. Appena possibile, gli blocchiamo i conti o gli sequestriamo anche i beni. In questo modo perdono potere e non possono più comprarsi niente e nessuno. Arrestare anche un piccolo affiliato è importante. È un altro pezzo del puzzle che aiuta a risolvere il caso. Anche i grandi boss coinvolti in grossi affari, per mantenere il controllo del territorio, continuano a gestire attività di microcriminalità, tipo spaccio, tangenti. Hanno sempre bisogno di una rete che li arricchisce e li sostiene. Sono già fatti 4 negozi, adesso stanno nel negozio d'abbigliamento. Appena escono li becchiamo. Lo fanno per non perdere il potere e il consenso, che potrebbe tornargli utile anche in caso di latitanza. Altrimenti come farebbero? Fermo! Ecco, forza. Sul cofano, forza, dai! Legate! Via, forza, veloce! Due a destra. Il nostro lavoro continua anche dopo l'arresto. I mafiosi pure in carcere cercano di trattare i loro affari e provano nei modi più imprevedibili a comunicare con l'esterno. È incredibile quello che riescono ad escogitare per mantenere i contatti con l'esterno. Buongiorno, avvocato. Ciao, come stai? Stai bene? Tutto bene. Vado avanti. Un boss non può permettersi che un affare milionario salti e allora anche dal carcere cerca di dare ordini e di mantenere i rapporti con il giro. Ci sei passato dal concessionario? Il concessionario, quello alla piazza vicino a casa tua. Ecco, questo è il segno, questo è il segnale. La settimana prossima. Vuol dire che comunicano. No, passaci presto. Anche domani, anche quando esci fuori di qua. Io combatto la mafia da quando le grandi organizzazioni criminali sono entrate a far parte del business dello smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli tossici. Le mafie guadagnano milioni di euro da queste attività che creano disastri ambientali. E noi della DIA ogni giorno cerchiamo di fermarli. Va bene, siamo in arrivo!
mani in alto! Scendi! Forza! Mani in alto! Le mani sul cofano! Le mani sul cofano! Fermo! Molti beni sono stati sequestrati a famiglie di spicco della mafia e restituiti alla collettività. Dino! Abbiamo beccato la cava. Lavoriamo ogni giorno ad un grande puzzle, che all'inizio sembra quasi impossibile da risolvere. Ma noi andiamo avanti comunque, in un gioco di squadra, finché non troviamo l'ultimo pezzo. Dottor Falcone, lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Lo sai chi è quest'uomo? No. È una persona speciale. Perché? Perché è stato il primo a capire che per combattere la mafia la vera forza sta nell'unione. Ragazzi, siete stati bravi. Direzione investigativa antimafia. La vera forza sta nell'unione. Dietro il lavoro di questi uomini e di queste donne straordinarie che compongono la vera forza, il capitale umano della direzione investigativa antimafia, non ci sono soltanto i loro sforzi, i loro sacrifici, la loro passione, ma c'è anche quella di chi sostiene la DIA, la società civile, la politica, la bella politica, quella che in quest'Aula è così ampiamente rappresentata. Ma anche la società civile, l'impegno dei corpi intermedi dello Stato, lo stesso buon giornalismo a cui spesso facciamo appello. Eleonora Daniele ha raccolto le testimonianze di tanti supporter, di tanti sostenitori della DIA, di tanti uomini della DIA, di tanti servitori dello Stato, e adesso ci illustra di queste testimonianze raccolte in un libro che celebra i 25 anni della DIA. Prego Eleonora. Grazie, grazie Franco Di Mare, e un saluto, un ringraziamento va al direttore Ferla per aver permesso questa giornata così importante di celebrazione, ma anche per aver impresso molti dei vostri racconti, delle vostre testimonianze sulla DIA. Dici bene Franco, hai parlato di altri nomi, altri rappresentanti delle istituzioni, della politica, della magistratura, del giornalismo e anche della società civile. Pensate che in questo libro, in questo diario dedicato ai 25 anni della DIA, scrive anche un grande attore, Giancarlo Giannini,
un premio Oscar, Paolo Sorrentino, parlando della direzione investigativa antimafia. Però scrivono anche molti giornalisti che tutti i giorni rischiano la vita per parlare della mafia. Grazie. E proprio loro, l'anima, il cuore di questo libro, voglio sentire oggi, ci sono alcuni dei rappresentanti, sono tanti i giornalisti presenti, ovviamente, e il primo è il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Grazie di essere qui, direttore. Bellissimo contributo, fra l'altro, che lei ha scritto su questo diario, parlando dei grandi successi della direzione investigativa antimafia e della capacità della DIA anche di cercare sempre nuovi fronti di investigazione. A lei. Sì, intanto grazie per l'invito, per me è stato un onore poter contribuire a questo libro in cui ci sono testimonianze sicuramente di protagonisti più importanti di quello che io ho potuto fare in questo settore. Devo dire che però mi è piaciuto ricordare cosa è il periodo in cui la DIA è nata. Era una stagione terribile della nostra storia repubblicana e la nascita della DIA e insieme a quella della DNA, come dire, inaugurano la stagione del riscatto. E noi come giornalisti, lo ricordava il Presidente Grasso, l'abbiamo subito rappresentata come l'FBI. Naturalmente non era l'FBI, era qualcosa di diverso, ma serviva a segnalare che c'era qualcosa di nuovo e c'era qualcosa di nuovo che andava anche contro il carattere e il modo di operare dell'Italia. Spesso poniamo confini, abbiamo gelosie, non condividiamo, non facciamo team, non coordiniamo. Ecco, tutto questo era... Quello era un tentativo di superare anche una nostra caratteristica e di metterla a frutto per risalire una stagione davvero terribile. Sì, e appunto però anche la capacità, no, di modernizzarsi, di lavorare sul territorio, anche perché la criminalità organizzata purtroppo è sempre pronta a trovare nuove strade, sì, nuovi percorsi. Certamente, nel libro ci sono due descrizioni, paragoni con animali, che è piovra e camaleonte. Quando si dice piovra si dice la capacità di entrare in ogni aspetto della vita politica, economica, sociale, quando si dice camaleonte la capacità di non farsi riconoscere. Quindi dopo la grande stagione delle investigazioni legate agli attentati è arrivata la stagione di magari leggermente più oscura, ma sicuramente più importante, cioè analizzare, scoprire, sapere utilizzare la tecnologia, seguire il denaro. Io penso, e naturalmente nei giornali accende la fantasia, quello che abbiamo visto alla fine del filmato, ci commuoviamo tutti quando vediamo arrestare un grande capo mafioso, però pensiamo a quanto lavoro oscuro c'è nell'analizzare i dati, nel spulciare documenti e segnalazioni di Banca Italia, nel verificare conti correnti, attività economiche, arrivando a quei risultati che abbiamo visto: miliardi e miliardi di euro sequestrati, persone arrestate e una capacità dello Stato di saper, come dire, affermare la propria sovranità. E lo dobbiamo, credo, agli uomini e alle donne che nella DIA hanno lavorato in questi 25 anni. Grazie direttore, grazie. Grazie. Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, adesso è il momento invece di Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica, grazie di essere qui, in rappresentanza anche del suo direttore, dell'intervento che poi è stato riportato sul libro, parole di Falcone, molto importanti, molto forti, molto belle, quando il giudice dice per combattere la mafia c'è bisogno non solo dell'impegno straordinario di pochi, ma dell'ordinario doveroso impegno e anche quotidiano di molti, anzi di tutti quanti noi. È un po' quello che rappresenta la DIA, direttore. Sì, sicuramente quello che la DIA rappresenta oggi, ma anche nel discutere di quell'articolo con il mio direttore, con Mario Calabresi, prima di realizzarlo, abbiamo, prima ancora che da giornalisti, da cittadini, cercato di ricordare quello che significò per noi 25 anni fa, eravamo poco più che ragazzi, la nascita della DIA,
E fu qualcosa di rivoluzionario, perché in quel momento c'erano ancora uomini delle istituzioni che dicevano la mafia non esiste, mentre invece all'improvviso quasi lo Stato dà una risposta agli italiani chiara e netta, in cui dice no, la mafia c'è, e c'è adesso un organismo unico che ha l'incarico di combatterla, un organismo che trasmise a tutti gli italiani l'idea senza se e senza ma che la mafia sarebbe stata combattuta e sconfitta. E non con la retorica, non con quella stagione che ricordiamo di alti commissariati spesso senza poteri chiari, bensì mettendo in campo la specializzazione e il meglio di quello che avevano le istituzioni. Ecco, la forza di quell'idea, la forza rivoluzionaria, ebbe un effetto sui cittadini, una forza di trasmettere l'impressione che le cose sarebbero cambiate. Ed è una forza che c'è anche oggi. Io vedo e penso che i nostri lettori sentano questa celebrazione come il rinnovo di una promessa, la promessa che lo Stato fece 25 anni fa. La mafia, le mafie non avranno tregua, perché noi mettiamo in campo degli uomini che rappresentano il meglio delle nostre capacità investigative, il meglio delle tecnologie, e con questo ribadiamo la promessa della volontà di sconfiggere la mafia. Penso che questo sia il messaggio più forte che il lavoro quotidiano della gente della DIA trasmette agli italiani. Sono parole assolutamente vere e sincere quelle che dice il direttore, e soprattutto quei 25 anni fa, come dice lei, come fra l'altro è scritto all'interno di questo testo, no? Una rivoluzione, però tutt'oggi è una rivoluzione la DIA, perché rappresenta anche il cambiamento quotidiano e la capacità di tanti straordinari uomini e donne della DIA di fare il proprio lavoro nella quotidianità, direttore. Certo, anche perché senza questo aggiornamento nella mentalità, nelle persone, e l'aggiornamento nell'impegno, sarebbe impossibile avere un contrasto efficace, perché la caratteristica delle mafie, la loro forza, è quella di imparare dai propri errori, di correggersi e di mutuare, di allargare costantemente le prospettive e le modalità d'azione. E quella che abbiamo visto nel video, quella che viene testimoniata dall'attività quotidiana della DIA, è proprio la capacità di rispondere con lo stesso adeguamento tecnologico, ma soprattutto adeguamento di visione, di idee, perché è quello poi che fa la differenza. La differenza è data dall'impegno straordinario di queste persone, ma la capacità di offrire una visione globale che trasmetta il meglio della potenzialità investigativa delle nostre istituzioni. Grazie a tutti voi. E adesso l'ultimo intervento è di Giorgio Santilli, capo della redazione romana del Sole 24 Ore, grazie, in rappresentanza sempre del suo direttore. E si parla, ecco, è ritornato al microfono, e si parla di un altro successo della direzione investigativa antimafia, perché questo contributo parte da Expo 2015, in una relazione che è stata presentata a fine dell'anno scorso, in cui DIA ha garantito sicurezza e anche la possibilità, appunto, di intervento per questa grande vetrina che è stata per tutti quanti noi Expo 2015, e non solo. Poi si parla chiaramente anche della capacità internazionale di infiltrazione mafiosa anche all'estero, e la qualità di DIA, appunto, è quella di cooperare a livello internazionale. Prego. Sì, grazie. Anzitutto consentitemi di portare il saluto di Roberto Napoletano, che ha fatto di tutto per venire qui, ma è stato trattenuto a Milano. Voglio anche ricordare, se mi consentite, il lavoro dei colleghi che più di me, cito qui per tutti Galullo e Ludovico, che poi stanno in prima linea a seguire queste tematiche. Diceva la nostra coordinatrice giustamente che l'attenzione che abbiamo posto noi è stata molto sull'Expo. In generale, ovviamente, siamo attenti ai fenomeni di criminalità organizzata che puntano a contaminare, a condizionare l'economia buona. Questo succede sempre più spesso. L'Expo per noi è stato un modello, lo era ovviamente come modello di sviluppo di una città e di un paese, e lo era, auspicavamo che lo fosse, anche da un punto di vista di prevenzione della mafia. Abbiamo avuto una scommessa che abbiamo fatto come giornale, abbiamo avuto assolutamente ragione di questo. Certamente la DIA in questo ha avuto un ruolo fondamentale. Direi che Expo è diventato un modello di prevenzione.
Adesso io avevo alcuni numeri qui, 25.000, oltre 25.000 istanze di accertamento, 80.000 soggetti controllati, monitorati, tra cui quasi 7.000 imprese. Rispetto a un evento che prevedeva in 6 mesi 5.000 eventi. Mi pare che il successo di questo evento sia il successo anche forse soprattutto dell'attività della DIA, quindi di una buona prevenzione fatta con gli strumenti che il filmato ci ricordava e il fatto che sia finita come è finita, cioè con un successo planetario, possiamo dirlo, è anche merito, credo, anche di questi uomini. Grazie. Bene, grazie a voi. Grazie dell'intervento. E un altro bellissimo racconto, forte e emozionante, anche quello di Franco Di Mare all'interno del diario della DIA di 25 anni, perché parla di un poliziotto che ha conosciuto quando era piccolo e che oggi insegna ai bambini che la parola sbagliata non è sbirro, ma mafioso. A te Franco. Grazie Eleonora, grazie. È uno di quei piccoli eroi, questa persona che io cito nel libro, di cui veramente questo paese ha bisogno. Lavora alla DIA, ma nel suo tempo libero va in uno dei quartieri degradati di Palermo, della periferia di Palermo, a insegnare ai figli dei mafiosi, perché molti di quei ragazzini che lo ascoltano sono figli di mafiosi, figli di persone che stanno in galera, e lui spiega loro che la legalità è la parte giusta da cui stare, che non è un derby, che si sta con la legalità e chi sta fuori dalla legalità sbaglia, ma spiegarlo lì è molto più complesso e difficile che farlo qui. E di questo, anche della cultura della legalità, adesso vi parlerà il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che parla prima degli altri perché è chiamato da impegni istituzionali improrogabili. La DIA ha ottenuto risultati eclatanti, signor Ministro, 10.000 ordinanze di custodia cautelare, 20 miliardi di euro di beni sequestrati, anche se bisognerà attrezzarsi per evitare che questi soldi ritornino nelle mani della mafia, ma lei insiste soprattutto sull'idea di creare una cultura della legalità diffusa, soprattutto in queste aree. Prego, a lei la parola. Grazie dottor Di Mare e grazie a tutti coloro i quali hanno accettato l'invito del direttore Ferla di essere qui questa mattina in una circostanza molto importante, perché è un compleanno ed è un compleanno importante. 25 anni sono un quarto di secolo che ha attraversato un pezzo della storia del mondo che ha visto una rivoluzione che ha cambiato i destini del mondo, la rivoluzione digitale e la digitalizzazione, una rivoluzione digitale che ha fatto cambiare anche l'idea di sicurezza, perché il bisogno di sicurezza è vecchio quanto l'uomo. Da quando l'uomo è organizzato in società e anche l'uomo in quanto singolo ha sempre avuto bisogno di sicurezza e protezione. Quel che è cambiato nel corso dei decenni e dei secoli è stata la risposta statuale al bisogno di sicurezza delle persone. Questo bisogno di sicurezza delle persone ha attraversato una modalità completamente rivoluzionaria attraverso la rivoluzione digitale, perché ha portato dinanzi a noi l'esigenza di tutela rispetto a crimini che non erano conosciuti e rispetto a bisogni di sicurezza facenti parte del grande bisogno di sicurezza con la B maiuscola e con la S maiuscola che non erano noti. Mi riferisco al cybercrime, mi riferisco al cyberterrorismo, mi riferisco all'uso che della rete è stato fatto da chi ha usato la rete non come grande depositum del sapere universale, ma come grande canale di comunicazione criminale. Come tutti gli strumenti, lo strumento ha conosciuto un uso molto virtuoso e ha conosciuto un uso molto criminale. Queste sfide sono state le sfide all'avvio del cammino della DIA, che si è confrontato col crimine tradizionale e anche con le modalità di uso da parte della criminalità dei nuovi strumenti offerti da questa rivoluzione. Diceva il presidente Grasso, che era procuratore, anzi era giudice a Latere ed era in sala parto durante gli anni e i mesi di concepimento della DIA. Io non ero in sala parto, ma ero in sala studio
all'università studiando giurisprudenza a Milano. Poi le circostanze della vita mi hanno portato a conoscere i due versanti, e anche una mia certa perseveranza politica, devo dire, mi hanno portato a conoscere i due aspetti, cioè a conoscere la DIA dal lato del Ministero della Giustizia con le connessioni col lato della sicurezza e poi a conoscere la DIA dal lato del Ministero dell'Interno che si occupa di sicurezza con le connessioni dal lato del Ministero della Giustizia di cui parlerà il collega Andrea Orlando dopo. E mi sono convinto di alcune cose che vi voglio riferire, non dovendo spiegare la DIA a chi l'ha vista nascere, la conosce meglio di me, ci è dentro e lavora tutti i giorni. La prima cosa è che è realmente l'agenzia del fattor comune. Noi abbiamo avuto generazioni di ragazzini che hanno raccontato le barzellette sui carabinieri che inseguivano i poliziotti e sul tamponamento tra la volante della polizia e quella della Guardia di Finanza. Questa idea filosoficamente capovolge quelle barzellette e unisce in una squadra che è la squadra Stato. Io uso sempre questa espressione. E non perché non abbia in casa il dizionario dei sinonimi, ce l'ho. Se non lo uso è perché io sono convinto che è un concetto, sia un concetto insostituibile. Ho preso anche, mi sono beccato delle ironie da parte di trasmissioni televisive, dicendo Alfano perché non cambia questa idea della squadra Stato e la ripeto sempre. La ripeterò anche qui questa mattina, perché sono convinto che sia la chiave di volta del successo. Noi abbiamo davanti a noi uno scenario molto chiaro in cui noi abbiamo la criminalità organizzata che ha assunto forme e modi diversi. Io sono convinto che noi abbiamo assestato colpi grandissimi alla criminalità organizzata e sono altrettanto convinto che la criminalità organizzata non conosca una parola, rassegnazione. Loro non si rassegnano, quindi è vero l'uno ed è vero l'altro. È vero che gli abbiamo assestato colpi incredibili ed è vero che loro non si rassegnano. Al tempo stesso dobbiamo avere chiaro che o la squadra Stato gioca unita o gli altri fanno gol più facilmente. Questa è l'idea. L'idea risponde al fatto che ci vogliono buone leggi, persone serie al governo, bravissimi poliziotti e uomini delle forze dell'ordine, carabinieri, finanzieri, forestali, penitenziari, tutti quelli che erano lì nell'elenco e che fanno parte della DIA. E allora l'agenzia del fattor comune funziona se già nei vertici delle forze dell'ordine alberga l'idea che alberga di mandare in DIA i migliori. Non quelli che lo chiedono, insistono per andarci e basta, ma o polizia, carabinieri, guardia di finanza investono sulla DIA mandando i migliori, dicendo noi abbiamo una tale idea del coordinamento come chiave di volta della squadra che lì mandiamo i migliori, non mandiamo i residuati nostri, quelli che non ci servono o quelli che avanzano dalla pianificazione interna. Questo è stato il mio indirizzo, virgolette, politico, da Ministro dell'Interno ai capi delle forze dell'ordine che si sono anche succeduti in questi miei 3 anni e mezzo di mandato. Ringrazio i qui presenti, come i loro predecessori, perché ho avuto testimonianza diretta del fatto che abbiano avuto lucidità, consapevolezza, visione e, mi sia permesso di dire, generosità dei singoli corpi nel mandare in DIA personaggi di grande qualificazione professionale, a cominciare dal direttore Ferla, che io ringrazio, così come ho avuto modo di conoscere in DIA nella mia età giovanile il generale Tavormina o più recentemente da Ministro dell'Interno il prefetto De Felice. Ringrazio tutti quelli che io ho avuto modo di incontrare nella mia esperienza in DIA. La DIA come agenzia del fattor comune è il simbolo e la sintesi della squadra Stato, che o gioca unita e fa buone leggi il Parlamento, buone azioni il Governo e buone azioni le forze dell'ordine attraverso questa idea di coordinamento che è un cambio di filosofia, oppure noi avremo delle brutte delusioni, che io sono sicuro che non avremo, perché abbiamo preso la strada del coordinamento. L'altra questione che a me pare fondamentale è la questione di organizzare il contagio delle virtù, dei metodi, delle buone prassi, ossia carabinieri, penitenziaria, forestale che ora entra nei carabinieri, polizia, guardia di finanza, ciascun corpo di polizia ha una tradizione, ha una storia, ha il proprio santo protettore o la propria santa protettrice, financo la preghiera del carabiniere è financo diversa dalla preghiera del poliziotto. Funziona così, le storie sono diverse, i metodi organizzativi sono diversi, financo la configurazione esistenziale è diversa perché ci sono corpi di statuto civile e corpi di statuto militare, è tutto diverso.
la bandiera che portano addosso e il tricolore italiano, quello raccontato in modo emozionante nell'articolo 12 della nostra Costituzione, che non parla di una bandiera di tre colori, dice il tricolore italiano, è unico, è il nostro tricolore. Quella bandiera li avvolge tutti assieme, ciascuno con le proprie virtù, i propri metodi e le buone prassi interne. La chiave della DIA è stata e dovrà sempre più continuare ad essere quella di organizzare il contagio in modo metodologicamente scientifico. Cioè la DIA ha il compito di prendere da queste forze il meglio delle loro buone prassi, il meglio delle loro virtù e farle diventare sintesi originale. E qui c'è bisogno, come dicono gli americani, di strong leadership, cioè di capi che sappiano fare i capi e organizzino in modo non burocratico questo che è un elemento di contaminazione culturale virtuosa. Ed è esattamente questa, secondo me, la nuova missione della DIA, non perché non si sia verificato fin qui, ma perché solo il tempo deidentifica rispetto alla identificazione precedente e reidentifica rispetto ad un'appartenenza diversa che è quella della DIA. Anche perché nella circolarità del funzionamento delle forze dell'ordine, il ritorno nella casa madre o nella patria del corpo di appartenenza fa sì che avvenga al contrario un riporto in casa delle virtù e dei metodi imparati nel compito in DIA. Allora, io dovessi dare da questo palco, nel giorno del 25esimo compleanno, una missione e un compito per i compleanni successivi, darei esattamente questo. Nel frattempo l'agenzia del fattor comune, del gioco di squadra come simbolo di una squadra che vuole vincere, che è la squadra Italia, la squadra Stato, è stata messa da me alla prova con compiti nuovi. Quando c'è stato da organizzare l'Expo, noi ci siamo trovati di fronte al grande tema delle infiltrazioni. Io qui sono molto sincero e mi si scuserà se non sono politicamente corretto, cosa che ritengo spesso di essere, cioè essere come l'acqua, in colore, in sapore e in odore. Allora, ci sono due modi per affrontare il tema delle infiltrazioni criminali. Non fare per non fare infiltrare. È un approccio che non condivido, perché la moralità non sta nel non fare. Siamo tutti bravi a non fare infiltrare non facendo nulla. L'altro approccio è realizzare le cose e impedire le infiltrazioni. Le cose restano e le infiltrazioni le hai evitate. Noi stiamo perseguendo questo secondo approccio. Ci siamo trovati di fronte a un grande evento. I grandi eventi, come dice l'aggettivo, sono amplificatori, essendo grandi. Quindi una cosa che accade in un grande evento subisce un'amplificazione mediatica enorme. Sicché dovevamo evitare le infiltrazioni mafiose nella fase di prevenzione sulla questione di Expo. E allora cosa abbiamo fatto? Sempre nella logica della squadra Stato, in raccordo con ANAC, in raccordo con gli uffici giudiziari milanesi e facendo perno su un pivot istituzionale che io continuo a considerare fondamentale, cioè le prefetture, noi abbiamo dato alla DIA i poteri. Sì, sì, la Procura Nazionale Antimafia ci mancherebbe, certo, l'Ufficio Giudizio Milanese, vado per connessione, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, credo che la prova provata della stima sia nel raddoppio dei compiti, noi non crediamo mai che la DNA debba lasciare, anzi abbiamo raddoppiato e il duo Orlando e il Ministro dell'Interno hanno trasformato la Direzione Nazionale della Procura Nazionale Antimafia anche in antiterrorismo, quindi in connessione con la Procura di Milano e gli uffici giudiziari milanesi, con la Direzione Nazionale Antimafia, con le forze dell'ordine, con un pivot istituzionale che noi riteniamo fondamentale, ossia le prefetture, abbiamo dato un compito specifico alla DIA. Siccome tutto si fonda sulle informazioni e i prefetti sono spesso i cirenei che devono portare la croce di esprimere un giudizio precoce sul rischio di infiltrazione criminale quando non c'è stato un processo, quando non c'è stato nessun accertamento e valutando la densità del fumus in base al quale buttare addosso ad un'impresa l'idea della interdittiva e anche la pratica dell'essere cacciati da un appalto, abbiamo chiesto alla DIA, con una mia direttiva di cui parlava il vice direttore, di cui non parlava il vice direttore del Sole, ma a cui alludeva implicitamente il vice direttore del Sole, abbiamo detto alla DIA,
fai tu dia il raccordo tra le informazioni per interconnettere le informazioni in possesso dei singoli corpi di polizia e delle varie banche dati del nostro paese, e offri tu dia alla prefettura, che a sua volta connette i fili istituzionali con le altre istituzioni poco fa citate, dai tutte le informazioni alla prefettura e lì lavoriamo in modo tale da poter agire sotto forma di interdittiva. Bene, il finale, perché poi le parole si misurano dai consuntivi anche, il finale è stato oltre 100 interdittive firmate dal prefetto Tronca, un lavoro della DIA che è stata messa alla prova e ha risposto alla grande, nei termini di cui sopra, è un livello di infiltrazioni assolutamente sotto soglia, visto che parliamo di appalto, cioè non quelle a cui si era abituati per questi grandi appalti, con una stroncatura che è avvenuta in buona misura prima, con tante interdittive e altre azioni della magistratura milanese che poi sono proseguite dopo per una serie di altre vicende. Ecco, l'esperimento ha funzionato, abbiamo un'altra sfida che è quella di evitare le infiltrazioni nella ricostruzione del terremoto, noi siamo sicuri di vincere anche quella sfida, cioè una ricostruzione mafia free, come abbiamo fatto un Expo mafia free. Tutto questo si deve molto anche alla DIA, quindi alla DIA va non solo la gratitudine, ma un nuovo compito e una nuova missione, che è quella di traguardare sempre di più l'ideale, il principio, la prassi del coordinamento come gioco di squadra, una squadra chiamata Stato, una squadra chiamata Italia, che vuole vincere ancora una volta la partita contro il crimine organizzato. Vi ringrazio. Grazie Ministro Alfano. La DIA, come è stato già detto, nasce nella stagione orribile dello stragismo, sono 25 anni, sono tanti, è un quarto di secolo. La DIA si è trasformata in questo quarto di secolo come si trasformavano le mafie di questo paese. La mafia è una struttura agile, veloce, intelligente, capace di manovrare i propri interessi a secondo dei cambiamenti del territorio. Direbbe Sigmund Bauman, il sociologo che ha inventato l'idea della società liquida, la capacità di permeare perché è mobile, è liquida, è come l'acqua, entra dappertutto, dovunque trova spazi, e normalmente lì dove lo Stato è assente o debole la mafia riesce a infiltrarsi. Ma questa straordinaria capacità della mafia di cambiare continuamente forme, un po' come fanno certi tumori davanti alle scoperte scientifiche nuove che li contrastano, la DIA risponde ogni volta colpo su colpo trasformandosi essa stessa. Allora vediamo quali sono le trasformazioni della DIA, vediamo come fa la DIA a contrastare il fenomeno mafioso e come si attrezza. Dalle parole del direttore della DIA, il generale Nunzio Antonio Ferla. Buongiorno a tutti. Signor Presidente del Senato, signor Ministro dell'Interno, signor Ministro della Giustizia, autorità, gentili ospiti, amici. Innanzitutto un cordiale e caloroso saluto a nome di tutto il personale della Direzione Investigativa Antimafia. Siamo veramente onorati della vostra presenza che davvero ci riempie di gioia e di orgoglio. Desidero innanzitutto ringraziare il signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il messaggio con cui ha voluto esprimere la gratitudine e l'apprezzamento dell'intero Paese all'attività svolta dalla DIA a servizio della comunità. E a lei, signor Presidente Grasso, per le parole di indirizzo e di incoraggiamento che ha voluto dare e per aver manifestato ancora una volta una grande sensibilità istituzionale, rendendo possibile alla DIA ospitare questo evento in questa prestigiosa sede che è quella di Palazzo Madama. Analogo e parole di ringraziamento desidero rivolgerle al Presidente della Corte Costituzionale, oggi purtroppo impegnato in altre attività istituzionali, per gli auguri e i saluti cordiali e partecipi che ha voluto indirizzare a tutti quanti noi. Ci siamo chiesti come festeggiare, come celebrare, ricordare meglio questi 25 anni. Il filo conduttore che abbiamo seguito è stato quello di innanzitutto di evitare qualsiasi forma di autocelebrazione. Vogliamo cogliere questa opportunità per guardare indietro questi primi 25 anni, ma soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro della DIA, ma soprattutto, come ci ha detto anche il Presidente Mattarella, al futuro delle attività investigative nella lotta alla criminalità organizzata. Da qui anche il tema dell'odierno dibattito, così moderato dal nostro dottor Franco Di Mare, che ringrazio,
e affrontato dagli illustri relatori qui presenti, che ringrazio ovviamente per la presenza e per la loro partecipazione. Consentitemi come direttore di fare un brevissimo flash sulla pubblicazione, anche per la pubblicazione che sarà presto distribuita a tutti. Abbiamo voluto seguire lo stesso filo conduttore. Infatti il libro non è il risultato di un ufficio studi o di un ufficio addestramento, è il frutto, diciamo, della raccolta di una serie di testimonianze di personalità, ovviamente autorità istituzionali, vertici delle forze di polizia, magistrati che qui vedo numerosi e presenti e che ringrazio e saluto per la loro presenza, capi di organismi investigativi esteri, rappresentanti della politica, della cultura, dell'informazione, che in modi diversi hanno vissuto storie di mafia, contribuendo da protagonisti nel caso dei magistrati, nel caso dei vertici delle forze di polizia, ai successi dello Stato, ma anche fornendo attraverso le loro opere, attraverso il loro contributo, un piccolo contributo alla crescita della collettività, attraverso appunto le loro opere. Il Presidente Mattarella, dicevo, ci ricorda spesso che sconfiggere la mafia è possibile, però occorre, necessario, leggo testualmente, un salto in avanti che dobbiamo compiere come collettività. Abbiamo composto in questo modo un puzzle, un mosaico di storie che a mio avviso riflettono un po' la storia della DIA, ma anche rappresentano uno spaccato importante di 25 anni, quindi un quarto di secolo di storia del nostro Paese. Io come direttore ovviamente ho dovuto leggere e ho letto con grande orgoglio e con grande partecipazione tutti i contributi. I sostantivi più ricorrenti che ho annotato sono stati collaborazione, coordinamento e sinergia, mentre gli aggettivi più frequenti riferiti alla DIA sono stati insostituibile e irrinunciabile. Quindi insostituibile e irrinunciabile è l'opinione di coloro che conoscono a fondo la DIA, ma anche l'opinione di quelli che hanno conosciuto la DIA magari attraverso i risultati operativi o gli esiti delle indagini. Quindi non posso perdere questa occasione per dire grazie a tutti quelli che hanno partecipato a quest'opera e indirizzare loro, se mi consente moderatore, un grosso applauso, perché sono stati loro davvero i protagonisti di questo libro. Tornando veramente al tema di oggi, desidero fare veramente alcune brevissime riflessioni, cercando di essere molto sintetico e partendo da quelli che sono stati ricordati più volte stamattina un po' i padri ispiratori di questo progetto, cioè Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Io credo di poter affermare che l'eredità più preziosa che questi uomini, questi eroi del nostro tempo ci hanno dato, sia stato il loro esempio di vita, il loro esempio di attaccamento alle istituzioni. Ma accanto al loro esempio, loro ci hanno consegnato un metodo di lavoro. La mafia, loro dicevano, è un fenomeno che non può essere affrontato attraverso illusorie semplificazioni. Occorre applicare alle indagini antimafia un metodo, cioè quello finalizzato a cogliere i nessi tra fatti anche apparentemente slegati tra loro. Dobbiamo rassegnarci a svolgere indagini molto ampie, a raccogliere il massimo delle informazioni utili e meno utili, a impostare le indagini alla grande sin dagli inizi, per poter poi, quando si hanno davanti i pezzi del puzzle, costruire una strategia. Queste sono parole di Giovanni Falcone, ma che a mio avviso sintetizzano un metodo che è stato ricordato anche dal signor Ministro dell'Interno, quello della circolarità degli apporti informativi. Circolarità non significa, e né voleva significare, una riserva di competenza. La DIA infatti si poneva sin da subito come un elemento di arricchimento e di propulsione al sistema di prevenzione e contrasto, ed è, se ci pensiamo bene, anche la logica che è stata seguita dal legislatore del 91. Oggi infatti è stato più volte ricordato, sono i 25 anni della DIA, ma sono stati anche gli anni di istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia. Quindi i decreti legge 345 e 367 del 91 marcano un segno di discontinuità rispetto al passato. Guardando indietro a questi primi 25 anni, possiamo certamente affermare che sono stati anni di successi, ma anche anni di difficoltà.
come qualche autore giustamente ha osservato in modo acuto nel contributo che ci ha fornito, la DIA, come la DNA, ha dovuto superare una serie di ostacoli iniziali, probabilmente dovuti a luoghi comuni, anche a resistenze di tipo culturale. Oggi, a distanza di 25 anni, possiamo affermare che il ruolo della DIA di centralità servente, della DIA verso gli altri reparti investigativi delle forze di polizia, sia certamente un concetto chiaro a tutti. E tutto questo rende, a mio avviso, sempre più attuale questo modello organizzativo, certamente perfettibile, ma sicuramente attuale. E sotto questo profilo mi piace sottolineare come nel corso di questi ultimi 2 anni, grazie al signor Ministro dell'Interno, ma al Capo della Polizia, ai Comandanti Generali, al Procuratore Nazionale Antimafia, ai direttori dei servizi, abbiamo cercato di perfezionare questo modello. Innanzitutto attraverso una rivitalizzazione dei fori del coordinamento, in primis il Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata, che è il Consiglio che presiede il Ministro e che è il tavolo di coordinamento su cui devono essere confrontate le strategie investigative. E poi abbiamo disciplinato finalmente con una norma regolamentare la circolarità informativa di cui parlava il Ministro dell'Interno. Oggi le informazioni inviate dalle forze di polizia verso la DIA e dalla DIA verso le forze di polizia vengono ora più efficacemente elaborate e aggregate per creare un patrimonio comune che la DIA mette a disposizione non solo delle forze di polizia e della magistratura, ma soprattutto dei prefetti, a cui è stata assegnata una importante attività di prevenzione antimafia. Ora, osservando brevemente le recenti evoluzioni dei fenomeni criminali, possiamo certamente affermare che questo modello organizzativo è certamente stato il modello organizzativo che abbiamo svolto e abbiamo cercato di perfezionare, e questa sia stata la scelta giusta. Perché? Perché i nostri nemici, i nostri competitors, modificano continuamente e rimodulano i loro comportamenti. Da tempo le organizzazioni criminali hanno poi agganciato il mondo delle imprese e questo ha consentito alla mafia di intercettare componenti della società con cui non avrebbe avuto altrimenti accesso. Questa rete di contatti che acutamente alcuni pubblici ministeri hanno definito il loro capitale sociale, insieme all'area grigia, cioè alla schiera di fiancheggiatori che sono funzionali al conseguimento dei loro obiettivi, rende nel 2016 ancora più difficile affrontare l'intreccio tra mafia, corruzione, riciclaggio. Fino a qualche tempo fa questa analisi sembrava valida solo se fosse limitata ai luoghi di elezione, cioè ai territori dove le mafie tradizionali controllano il territorio anche in modo concentrico e militare quasi. Oggi però l'analisi è valida anche per zone non trascurabili del centro e del nord Italia. E poi non possiamo non accennare a un altro profilo importantissimo, quello extraterritoriale. Siamo chiamati a contrastare dei fenomeni che hanno una portata transnazionale, perché le organizzazioni criminali sono straordinariamente abili non solo ad esportare il loro modello organizzativo, ma sono abili ad adattarsi ai vari ambiti e gli stati non cooperativi, per esempio, dove le maglie larghe dei loro sistemi normativi consentono maggiore possibilità di riciclare. Ora, queste brevi considerazioni, brevi per ordine di tempo, mi fanno riflettere sulla assoluta necessità di calibrare le nostre azioni di contrasto. Noi dobbiamo aggiornare continuamente i metodi di lotta. Le mafie hanno saputo cambiare volto, metodi, geografia, e noi dobbiamo continuare a modificare le nostre azioni adattando il nostro agire ai loro nuovi parametri di intervento, sforzandoci possibilmente di arrivare per primi. Ed è con questa consapevolezza che la DIA ha elaborato delle linee di contrasto dinamiche sia sul piano della prevenzione che su quello giudiziario, perché dobbiamo rispondere alla nuova virulenza dei fenomeni criminali. Virulenza è anche il mascheramento, la sommersione, tecniche che oggi vengono utilizzate. E per questo la DIA ha fatto gravitare parte delle risorse
e delle progettualità sull'esecuzione di attività di prevenzione, cioè di quel complesso di azioni volte ad anticipare in termini temporali i rischi di infiltrazione. Sappiamo che l'attività di prevenzione è un'attività oscura, fuori dai riflettori, che premia meno sotto il profilo mediatico. Il nostro ministro parla spesso di paradosso della prevenzione, proprio per sottolineare questo aspetto. Ma credo che sia importante sempre di più investire su questo piano, perché rappresenta un vero fattore di modernità. E la DIA in questo senso ha vissuto in questi anni una sensibile evoluzione, acquisendo crescenti impegni, soprattutto ne voglio ricordare tre ambiti fondamentali. Uno è stato ricordato, quello della prevenzione in materia di appalti pubblici. L'altro è quello della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, campo che la DIA divide con il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. L'individuazione e l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità. Sono convinto che nel prossimo futuro la prevenzione antimafia sia destinata a diventare uno degli strumenti più penetranti ed efficaci per contrastare il crimine organizzato. E questo, in questo fattore la DIA sicuramente potrà costituire un efficace perno, proprio per quello che dicevo prima, proprio perché abbiamo un patrimonio comune. E questo richiamo al concetto di patrimonio comune vi fa svolgere una brevissima riflessione sulle investigazioni giudiziarie, ambito nel quale la DIA deve sviluppare attività qualificate e perseguire obiettivi finalizzati a fornire elementi di riscontro sulle connotazioni strutturali delle organizzazioni attenzionate e sui collegamenti interni ed esterni. Ferma restando l'imprescindibile opera di coordinamento che deve essere svolta dalla magistratura, l'azione degli investigatori antimafia deve aprirsi ad una prospettiva di indagine ad ampio raggio, come ci ricordava Falcone, perché questi sono i comportamenti dei mafiosi. Va dato atto della lungimiranza del legislatore, perché già nella legge istitutiva del 91 e poi nel codice antimafia ha parlato ancora una volta del ruolo di centralità servente della DIA rispetto agli omologhi servizi di polizia giudiziaria. Si tratta delle indagini collegate, ossia di tutte quelle investigazioni che si prefiggono obiettivi complessi e come tali richiedono una preventiva condivisione delle informazioni a vantaggio dell'azione inquirente della magistratura. La DIA nel futuro, nel campo delle indagini giudiziarie, valorizzerà ulteriormente il rapporto sinergico con la Procura Nazionale Antimafia e con le procure distrettuali antimafia. Una collaborazione che è già stretta, ma che ha trovato una nuova linfa in un protocollo d'intesa siglato nel maggio del 2015 con il procuratore Roberti, che fornirà, ma già fornisce, specifici atti di impulso alle procure distrettuali che hanno proprio per oggetto le indagini collegate. Ho lasciato brevemente a mia via alla conclusione, per ultima, ma certo non per ordine di importanza, la riflessione sul fattore umano. 25 anni dopo la sua istituzione, la DIA credo che appare sempre più come una squadra armonica, nella quale l'integrazione tra risorse appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, cui mi onoro di appartenere, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, si risolve in una unità ordinamentale. Una realtà nella quale, grazie a professionalità investigative di scuole diverse, si esalta il profilo professionale del nuovo antagonista delle mafie, che deve mettere insieme le capacità investigative, ma anche tecniche investigative che siano in grado di renderlo competitivo nei confronti della cosiddetta mafia dei colletti bianchi. Il signor Ministro Alfano, anche stamattina, che ringrazio sempre per la vicinanza e la passione con cui ci segue, ha definito la DIA sempre con efficace sintesi agenzia del fattor comune. Un'agenzia composta da personale frutto di un'attenta ricerca dell'elite. Unne risorse che hanno comunque fornito e continuano a fornire risultati preziosi nella lotta antimafia. Come avete sentito, io questa mattina nel mio intervento non ho volutamente menzionato risultati operativi, né vi ho fornito delle statistiche. D'altra parte la DIA presenta semestralmente una relazione annuale, una semestrale al Parlamento tramite il Ministro dell'Interno e quindi i dati sono contenuti nella relazione.
Ma voglio concludere citando un esempio per tutti, ed è un passo contenuto nella richiesta di misure cautelari del 23 giugno 2011, avanzata dai pubblici ministeri di Caltanissetta nei confronti del GIP, che accoglieva integralmente questa proposta, e nei confronti di alcuni dei nuovi responsabili della strage di Via D'Amelio, evento drammatico che ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. Leggo testualmente. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, questo ufficio si è avvalso quasi esclusivamente del contributo investigativo della DIA, cui va riconosciuto di aver operato con professionalità e spirito di servizio a dir poco straordinari, fornendo un supporto investigativo senza il quale non sarebbe stato assolutamente possibile giungere agli odierni risultati. Grazie procuratore Lario per averlo ricordato nel suo intervento. Come direttore quindi desidero cogliere questa opportunità per dire grazie alle donne e agli uomini della Direzione Investigativa Antimafia, compresi ovviamente il personale civile, ma soprattutto coloro che ne hanno fatto parte. Anche a loro, molti di questi sono presenti e confusi nell'assemblea odierna, che ringrazio per la loro partecipazione, ma siete voi i veri protagonisti di questo percorso che è durato 25 anni. I risultati finora ottenuti sono il frutto del vostro impegno, del vostro coraggio e del vostro sacrificio. Il futuro della DIA credo potrà contare sull'appoggio incondizionato di tutte le istituzioni oggi qui rappresentate ai massimi livelli e che ci onorano della loro presenza. È un futuro prezioso che deve essere protetto e ulteriormente valorizzato. Grazie per l'attenzione. Grazie direttore. Il compito che mi è stato assegnato e il ritardo con il quale abbiamo il ritardo grave con il quale abbiamo cominciato oggi mi impongono, diciamo così, la sgradevole necessità di chiedere ai relatori una maggiore asciuttezza, diciamo così, nei prossimi interventi per cercare di stare almeno nei tempi plausibili. E allora farò io stesso ammenda su me stesso e cercherò di essere più breve nelle presentazioni. La prossima è quella che riguarda il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giorgio Toschi, che invito al palco. Giovanni Falcone, l'abbiamo visto dal filmato, diceva che seguire il denaro è la maniera migliore per colpire le mafie. Noi abbiamo la migliore polizia del mondo da questo punto di vista qui, che è la Guardia di Finanza, che colpisce i crimini finanziari. Quanto sono importanti le relazioni internazionali? Cosa state facendo in quella direzione, generale? Prego. Innanzitutto consentitemi di scusarmi con il Presidente del Senato e con i signori ministri, con le autorità, con i signori e con i signori, che sono stato sicuramente io la causa del piccolo e leggero ritardo, sicuramente sono stato io, però ho un alibi di ferro e dei testimoni che possono assolutamente testimoniare. Ne avevo facoltà, no, ma al di là di questo. E poi volevo dire che, siccome mi hanno già fatto gli sguardi brutti sia il capo della polizia, nonché il capo del mio dipartimento, il comandante generale Carabinieri, dicendo ma non è giusto che la Guardia di Finanza parla tre volte, perché ha già parlato due volte il generale Ferla, adesso un'altra volta il finanziario. Allora sarò brevissimo veramente, solo per rispondere ovviamente alle domande dell'amico Di Mare, appunto, e soprattutto per approfittare al di là di tutto di dire che innanzitutto mi verrebbe la prima cosa che mi viene da fare proprio dal profondo del cuore augurare e fare un augurio alla DIA e a tutti gli organismi preposti alla lotta alla mafia. Lotta alla mafia che ha visto sempre particolarmente impegnata la Guardia di Finanza. Io ricordo che da sempre i nuclei di polizia tributaria, in particolar modo quello di Palermo, signor Presidente, quello di Napoli, ho tutti i nuclei di polizia tributaria, ma in particolar modo quello di Palermo, quello di Napoli, quello di Catanzaro, quello di Bari, hanno sempre svolto un'attività molto, molto, anche tanti, tanti anni fa, di lotta alla mafia, mafia nel senso soprattutto di intercettare le fonti di finanziamento dei grossi traffici internazionali ed in particolar modo del contrabbando di sigarette, il contrabbando del tabacco lavorato estero. E poi con la normativa del 54 ci siamo impegnati, sempre il Presidente lo sa,
lo sapete bene anche tutti, per intercettare i grossi ingenti capitali che andavano a finanziare appunto il traffico degli stupefacenti, per arrivare, questa altra come data fondamentale, al 1982, alla normativa Rognoni-La Torre, dove la polizia tributaria viene proprio chiamata in causa nitidamente, letteralmente, per svolgere tutti gli accertamenti. Quindi il ruolo della Guardia di Finanza, che io non sto qui a rivendicare, anche perché so benissimo a quale auditorio mi sto rivolgendo e quindi so benissimo quanto è noto questo particolare, però lo rivendico con grande orgoglio da una parte e con grande soddisfazione, perché effettivamente la Guardia di Finanza, già da quando era una sola, fra virgolette, polizia tributaria, non era schierata soltanto sul fronte della quella che oggi noi chiamiamo della polizia finanziaria, quindi soltanto per andare a vedere se erano state rispettate tutti gli aspetti formali e sostanziali, ma soprattutto, ahimè, quelli formali, una specie una volta da parte dei contribuenti, si è sempre impegnata, si è sempre molto spesa per l'attività di quella che noi oggi chiameremo la polizia economico-finanziaria, anche e soprattutto avvalendosi ed esercitando i poteri di polizia giudiziaria e di polizia valutaria. Ecco, altro momento importante delle tappe storiche della Guardia di Finanza, l'introduzione della normativa, la 159 del 76, che ha tra l'altro prevista la costituzione del nucleo speciale di polizia valutaria. Nucleo speciale di polizia appunto valutaria, io ho avuto l'onore di comandare, di cui veramente serve un grandissimo ricordo e che veramente mi ha segnato come esperienza professionale e che tuttora è particolarmente attiva, particolarmente efficace ed efficiente, se mi consentite, nella lotta proprio alla criminalità organizzata. Siamo i destinatari, come ben noto, delle ormai quasi 100.000, dicevamo proprio l'altro ieri con il signor procuratore antimafia, le 100.000 segnalazioni di operazioni sospette. Ai miei tempi, quando l'ho comandata io, il nucleo valutario 2002 erano 7.000, 6.000, 7.000, poi c'è stata un'esplosione dopo, ahimè, i tragici eventi dell'11 settembre del 2001 e poi un'escalation, signor Presidente, fino agli attuali 100.000. Quindi cosa dire? Dire quello, anzi vorrei parteciparvi, per chi non era presente oggi, ciò che il Presidente del Consiglio, presente ovviamente il nostro Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha già delineato, con mia grandissima soddisfazione, perché lo vado dicendo da tanto tempo, quali saranno i futuri impegni del Corpo, quali saranno le linee su cui il Corpo si deve maggiormente impegnare. Allora, il signor Presidente del Consiglio, ripeto davanti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da cui noi dipendiamo direttamente, ha detto che la lotta all'evasione fiscale è il minimo sindacale che deve svolgere la Guardia di Finanza. Quindi è l'attività praticamente basilare che deve contribuire ovviamente per lottare contro questo fenomeno molto esteso, molto ormai che ha assunto delle dimensioni molto importanti, che è l'evasione fiscale. Ma per questa attività ci sono altri enti, ci sono altre istituzioni, penso soprattutto alla direzione delle entrate, alla direzione delle dogane. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato soprattutto gli studenti per cui oggi abbiamo inaugurato l'anno di studi, ha invitato a studiare in un'ottica di maggiore maggiore collaborazione internazionale. Ecco Franco, la risposta alla tua domanda. Ecco, la Guardia di Finanza è, come voi ben sapete, il Corpo di Polizia Economico-Finanziaria a tutela del bilancio europeo, del bilancio nazionale e quindi degli enti pubblici. Lo deve fare ancora di più, si deve proiettare ancora di più, deve essere ancora di più il Corpo di Polizia Economico-Finanziaria a tutela dei bilanci dell'Unione Europea e quindi deve avere un respiro più internazionale. Si deve coinvolgere e deve coinvolgere soprattutto maggiori paesi esteri, maggiori organismi esteri, nostri omologhi appunto esteri, proprio perché solo ed esclusivamente una sinergia, una maggiore cooperazione internazionale potrà, non dico completamente stroncare, ma avviarci sulla strada di una efficace, efficiente, sempre più efficace e efficiente lotta al crimine organizzato.
Ecco, io mi limiterei qui, altrimenti, ripeto, poi mi dicono che la Guardia di Finanza ha monopolizzato troppo il tempo, peraltro da me fatto in modo che si iniziasse più tardi. Vi ringrazio tutti e auguro veramente tanto tanto successo. Sul fatto di assecondare o quantomeno prevedere l'impiego delle migliori risorse del corpo nell'ambito della DIA, beh, credo che questo il direttore uscente, diciamo così, è un classico esempio, e così tutti gli altri colleghi che sono stati a suo tempo inviati e che vi prestano tuttora servizio. Quindi tanti auguri alla DIA, tanti auguri a noi tutti che siamo impegnati e saremo sempre più impegnati sul fronte della lotta alla mafia. Grazie. Grazie, grazie comandante, anche per la tua capacità di sintesi. Allora, non c'è studio di meridionalisti italiani, di studiosi del fenomeno meridionale all'indomani dell'Unità d'Italia, che non abbia registrato un dato singolare, cioè non c'era paese in Italia già dal 1861 che non annoverasse, oltre al campanile, la torre civica e la chiesa, la stazione dei carabinieri. Questa formidabile capacità di presenza sul territorio si è tradotta anche in una formidabile capacità di investigazione e di controllo legale del territorio. Questa capacità è oggi un valore precipuo della presenza delle forze dei carabinieri all'interno della DIA e ne fa un connotato straordinario. E allora sentiamo il comandante generale dei carabinieri, il generale Tullio Del Sette. Grazie, senz'altro disponibile ad accogliere l'invito a essere breve e grazie a parlare anche dell'importanza della capillarità della presenza sul territorio. Però mi lasci prima dire, intanto salutare il signor Presidente del Senato, le tante autorità che sono qui presenti, il signor Ministro, e ringraziare particolarmente il Generale Ferla per l'invito che mi ha fatto ad essere qui a parlare, è veramente un'occasione, un privilegio, e quella è quello per portare una testimonianza al suo diario. Voglio dire, rispondendo un po' a quello che ha detto il comandante della Guardia di Finanza, che in realtà non sentiamo, non è soltanto la Guardia di Finanza ad essere presente così forte adesso con il direttore, poi con il comandante della Finanza, perché in realtà poi il direttore è fratello di un generale dei Carabinieri e quindi ci siamo anche noi, e ho visto che il diario del 25ennale ha un art director che è storico dei Carabinieri, Paolo Di Paolo, 43 anni ha fatto il calendario dell'arma, i suoi 90 anni, insomma. Quindi abbiamo qualcosa veramente di importante in comune. Del resto, portando un po' una mia testimonianza personale, come hanno fatto altri, 25 anni fa c'ero anch'io, non ero un ragazzo eccetera, ma ero già capo ufficio al comando generale e in qualche modo fui coinvolto anche in questo progetto e in questo programma. Ricorderà qualcuno che insomma fu un inizio abbastanza importante, va bene, al quale noi contribuimmo peraltro con il primo direttore, il generale Giuseppe Taormina, che non ho visto qui probabilmente perché non ha potuto, l'ho cercato in tutti i modi ma non riuscivo a vederlo e pensavo non ci fosse. È stato il primo di altri direttori, vice direttori e tanti, tanti carabinieri di ogni grado che hanno partecipato alla DIA in questi 25 anni. E è la testimonianza che la scelta che è stata fatta dall'inizio è stata una scelta di qualità, quella di portare ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare personale comunque, che potesse dare un contributo ulteriore, anche perché era la prima esperienza importante operativa, di coordinamento operativo, di collaborazione, cooperazione in un unico ufficio operativo, perché noi abbiamo una grande esperienza di coordinamento, ma in genere nello studio, va bene, nell'approfondimento delle tematiche, negli indirizzi e in quant'altro, ma a livello operativo lavorare tutto in un unico ufficio, c'è l'esperienza delle sezioni di polizia giudiziaria, ma un'esperienza così strutturata, importante, peraltro per una lotta
che in quel momento doveva ricorrere a tutti i migliori mezzi dello Stato e non solo, va bene, è evidente che quella è stata la prima esperienza, la prima grande esperienza. Ecco, è stata, come ho scritto nel mio intervento, una scelta felice, lo riteniamo tutti quanti, perché è andata praticamente a lavorare in un settore che allora era prioritario, lo è rimasto nel tempo, ma che da allora ha consentito di cogliere successi importantissimi, importantissimi che sono sotto gli occhi di tutti. Non fu, come è stato ricordato, l'unica nuova articolazione, l'unica nuova struttura, l'unica iniziativa che fu adottata in quegli anni, si è ricordata, importantissima, centrale, DNA, Procuratore Nazionale Antimafia, DNA, le DDA, e saluto con deferenza e riconoscenza per l'attenzione che danno al nostro lavoro e la fiducia che hanno in noi tutti i procuratori distrettuali che sono presenti, ma in quegli anni era stato costituito qualche mese prima il ROS, sempre con questo intento, era nato nel dicembre del 90 e in quegli anni, nacquero anche i servizi centrali della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, lo SCO e lo CIVO. Quindi si impegnò molto lo Stato per vincere questa guerra e io credo che molto è stato fatto in questi 25 anni da tutti noi sia come singole forze di polizia, da tutti noi all'interno della DIAL, quindi tutti insieme per vincere questa lotta. Noi diciamo, a volte mi capita di dirlo in consessi internazionali, di sentirlo dire soprattutto da altri, che in Italia si realizza un modello di coordinamento che altrove non c'è. La DIA è un esempio assoluto, un simbolo del coordinamento, come ho detto, perché si realizza il coordinamento tra le forze di polizia, ma tra le forze di polizia e la magistratura, nella maniera più piena. La magistratura è impegnata sul fronte più importante e più difficile. Ecco, non mi voglio trattenere oltre, però io volevo dire due cose. Uno, ho iniziato il mio intervento, che è riportato all'interno del diario, citando una frase di Falcone, cui, come abbiamo sentito, a una cui idea si deve poi l'iniziativa della Costituzione della DIA. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di grandi uomini. Ecco, oggi camminano sulle gambe di coloro che sono all'interno della DIA, carabinieri, poliziotti, finanzieri e c'è anche qualcuno della forestale, qualcuno della polizia penitenziaria. I grandi numeri sono le tre prime forze di polizia. È a loro che in occasione del 25ennale va il mio vivissimo ringraziamento, quello dell'Arma dei Carabinieri, e vanno gli auguri più fervidi. Grazie di cuore. Grazie comandante, grazie anche per aver accolto l'appello. Allora, c'è un altro punto di forza che veniva citato dal comandante generale dei carabinieri, della DIA, che è di sicuro la polizia, ovviamente, ma c'è una particolarità delle forze di polizia, la capacità di permeare il territorio anche attraverso una relazione forte con l'intelligence e intervenire in quell'area che è l'area grigia, sulla quale spesso ha insistito il Presidente del Senato Pietro Grasso in più di una intervista televisiva, ha insistito su quest'area, su questa nebulosa indistinta, sulla quale la mafia conta e intorno alla quale bisogna stringere un cerchio di controllo e repressione. In questo la polizia ha di sicuro una capacità che è precipua delle forze di polizia. Allora sentiamo il prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza. Prego, eccellenza. Buongiorno a tutti. Signor Presidente del Senato, signor Ministro, signora Presidente Bindi, autorità, parlamentari, colleghi, io credo oggi noi celebriamo 25 anni, ma celebriamo soprattutto la vittoria e la forza di un'idea
che si affermò in quella stagione, consentitemi, anche un po' fedele al mio ruolo di politicamente scorretto, nonostante molti, e non solo nonostante i competitors a cui faceva riferimento il generale Ferla, ma anche il fuoco amico. Si affermò nonostante anche i nostri stessi apparati, perché l'idea originaria della DIA era la soppressione delle organizzazioni che le singole forze di polizia avevano dedicato alla lotta alla mafia. E quindi una stagione nella quale si doveva necessariamente affermare forse un principio che oggi, dopo 25 anni invece, apprezziamo in tutta la sua interezza. Perché io posso dire in questi miei 6 mesi di direzione del Dipartimento che vivo una condizione di assoluta cooperazione e di assoluta comunanza di intenti con i colleghi che compongono il complesso sistema della sicurezza nel nostro Paese e con particolare riferimento al mondo del law enforcement. Quella non era la stagione nella quale questa idea di coordinamento, questa idea di cooperazione forse si doveva necessariamente affermare, a tal punto che si immaginava che la possibilità di radicarsi di una idea nuova di investigazione passasse attraverso la mortificazione delle strutture che andavano in qualche modo a comporre questo complesso mosaico. Quella era la stagione. Oggi, per fortuna, 25 anni sono passati. In questi 25 anni la DIA ha rappresentato non soltanto l'affermazione di un'idea, ma anche un laboratorio. Il laboratorio, come ricordava Tullio, nel quale per la prima volta, da un punto di vista operativo, le 3 grandi forze di polizia operavano, per la verità poi nell'ultimo periodo anche i colleghi del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Penitenziaria, hanno chiuso il cerchio di questa capacità interforza del nostro Paese. Un laboratorio perché nella DIA in questi anni si è riaffermato la priorità dell'esigenza delle misure preventive, della capacità di andare a colpire le mafie non soltanto all'esito del verificarsi di un reato, ma nella fase prodromica. L'importanza del ruolo e della coesistenza del mondo dell'intelligence con il law enforcement. E quel tipo di intuizione poi ha dato i suoi frutti, diciamo anche più generosi e più positivi nel caso. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, mi piace ricordarlo perché qui vedo il secondo direttore della DIA, vice direttore in una sorta di manuale Cencelli dell'epoca, all'arma bisognava dare il direttore, però anche il giovane De Gennaro in qualche modo era opportuno che facesse parte di questa squadra importante. E quel capo della polizia nel 2003, mutuando forse dall'esperienza di quella stagione, creò il CASA, che è la più plastica e, se vogliamo, efficace espressione della cooperazione tra il mondo del law enforcement e il mondo dell'intelligence, e che al pari della DIA oggi, come ricordava Tullio del 7, ci viene invidiata in tutti i consessi e in tutti i fora internazionali. Quindi io credo che la DIA abbia avuto ed ha un bel passato, ma sono convinto che avrà anche necessariamente un futuro. Un futuro nel quale, passate le temperie della riaffermazione rispetto alle forze di polizia, si abbevera della capacità delle forze di polizia, perché vorrei ricordare che la DIA non è una monade, la DIA è una struttura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e quindi in questo vorrei riaffermare da un lato la centralità del Ministero dell'Interno, del Ministro dell'Interno, del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, perché in questa casa comune noi possiamo in qualche modo riaffermare i principi della legalità e anche i principi, guardate, della forza delle nostre forze di polizia. Voi sapete come la penso. Io credo che
la pluralità delle forze di polizia sia una ricchezza. Le esperienze, le tradizioni. Chi immagina in qualche modo di prescindere dalle tradizioni molto spesso non solo mortifica chi a quelle tradizioni fa riferimento, ma anche la ricchezza, la molla motivazionale. E in questo senso la DIA oggi non è solo un presente, ma è anche un futuro, perché da quelle tradizioni, da quell'esperienza, da quegli skills, trae il suo reale e più genuino fondamento. Auguri generale, auguri alla DIA, auguri anche ai colleghi che vi fanno parte. Mi piacerebbe che anche quella stagione nella quale la TEA ha rappresentato un momento di differenza e di invidie, noi riuscissimo a superarla, perché credo che chi svolge un determinato lavoro abbia la necessità di vedere riconosciuto anche un legittimo riconoscimento da un punto di vista economico. Ci stiamo lavorando, magari in maniera progressiva. Questo non significa mortificare i colleghi che in altri contesti non percepiscono il trattamento, significa semplicemente riconoscere una specificità che oggi, nel venticinquennale della sua nascita e della sua affermazione, noi tutti in maniera indistinta riconosciamo come un modello valido. Grazie. Grazie Eccellenza. Allora, come è stato appena ricordato, forse il punto di forza che ci viene invidiato da tutti all'estero è questa formidabile capacità di interazione delle forze di polizia di questo paese, che sono tante ma sono evidentemente giuste. Ha fatto bene lei, Prefetto Eccellenza, a ricordare che le tradizioni sono importanti e le specificità sono importanti, perché è un arricchimento straordinario, è una fontana alla quale si abbevera la magistratura di questo paese per trarre spunto, forza e linfa vitale per combattere le mafie. Da questo punto di vista, diciamo, la DIA, che nasce dal progetto primigenio di Giovanni Falcone, era stata immaginata insieme alle direzioni distrettuali antimafia, quindi insieme alla magistratura, come servizio alla magistratura, insieme alla direzione nazionale antimafia. Allora vediamo quali sono le procedure possibili perché questo futuro sia quello che lei immagina. Lo facciamo con Franco Roberti, che è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Prego, dottore. Ora sì. Buongiorno a tutti, signor Presidente del Senato, signor Ministro, autorità, amici, carissimi. Grazie al Generale Nunzio Antonio Ferla per avermi invitato a partecipare a questa festa, perché è una festa. Io ho portato con me uno schema di intervento che salto, da cui prescindo completamente, perché tutti i temi e gli argomenti che avevo appuntati sono stati egregiamente già trattati e esposti, per cui ripeterei cose già dette. Mi lascio un po' andare sull'onda dell'emozione, perché è compleanno anche nostro, carissimo Nunzio, è compleanno anche nostro, cioè del Presidente del Senato innanzitutto. Mio, dei colleghi procuratori distrettuali e di tutti i colleghi che si sono avvicendati nella Procura Nazionale Antimafia e oggi anche Antiterrorismo e nelle procure distrettuali. Certo, è vero, è un momento particolarmente bello, e permettetemi di salutare anche io due figure che vedo qui presenti, due amici che vedo qui presenti e con i quali abbiamo iniziato questa grande avventura: il generale Savormina, che ricordo di aver conosciuto nell'ufficio della vecchia Procura di Napoli quando si presentò per vedere come dovevamo dare attuazione a questo nuovo, a questi due decreti legge, il 345 e il 367. Grazie generale, grazie anche di essere presente. E poi il carissimo amico Gianni De Gennaro, con il quale abbiamo condiviso tante esperienze, sia come capo della polizia, ma anche prima, soprattutto come direttore della DIA. Grazie Gianni. E vedete che mi emoziono, perché in effetti sono 25 anni di vita molto intensamente vissuta, e che hanno segnato un po' anche la nostra vita, anche personale, sia come magistrati che come cittadini. Io credo, per rispondere alla domanda di Franco Di Mare, che nella mente di Giovanni Falcone la sinergia, il connubio
tra Direzione Nazionale Antimafia, Direzione Distrettuale Antimafia e Direzione Investigativa Antimafia fosse imprescindibile per rispondere con questo assetto organizzativo alla criminalità organizzata. E credo che questa funzione presupponesse necessariamente che la DIA, diciamo, si impossessasse delle informazioni che erano presso le altre forze di polizia. Lo ricordava splendidamente il capo della polizia pochi secondi fa. Ci furono resistenze da questo punto di vista e furono in fondo le stesse resistenze, prefetto Gabrielli, che incontrava contestualmente la Direzione Nazionale Antimafia nelle sue attività di collegamento presso le procure distrettuali, queste resistenze, queste gelosie. Ma nonostante queste difficoltà iniziali, poi superate, nonostante queste difficoltà, la DIA, diciamo, si è affermata come protagonista di molte fra le più importanti e complesse indagini condotte nel nostro Paese contro le organizzazioni mafiose. Ricordarne anche soltanto le più importanti sarebbe impossibile in questa sede, ma va ricordato il ruolo fondamentale della DIA nel contrasto personale e patrimoniale alle organizzazioni mafiose, sia nei procedimenti penali, sia soprattutto, lo dico con riferimento alla mia esperienza napoletana, nei procedimenti di prevenzione, sfruttando al meglio quel potere di proposta autonoma che la legge sapientemente aveva attribuito al direttore della DIA. E come, diciamo, tutti ricorderete, la nostra esperienza non solo napoletana, ma diciamo l'esperienza di tutte le procure distrettuali, soprattutto del Mezzogiorno, parla di grandi successi, di grandi riscontri processuali, grandi sequestri e confische fatti certamente da tutte le forze di polizia, ma con quella mentalità del coordinamento interforze che era stata introdotta proprio con la concezione della Direzione Investigativa Antimafia. Dopo 25 anni la DIA è un organismo ormai pienamente affermato anche a livello internazionale. Finalmente anche la sua funzione di raccolta, elaborazione e circolazione delle informazioni antimafia ha trovato compiuto riconoscimento sia sul piano normativo che sul piano organizzativo. Devo dire grazie al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia, ma grazie poi anche, diciamo, alla nostra, caro Nunzio, iniziativa congiunta di sollecitare gli interventi ministeriali nel 2015 e le direttive varate dal Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia con una significativa estensione dei compiti della DIA che disciplinano e valorizzano il flusso informativo tra la DIA e le altre forze di polizia, naturalmente flusso biunivoco, anche a supporto informativo, ma è stato già ricordato, dell'azione della interdittiva antimafia delle prefetture. Ma quel che più preme sottolineare è che l'accresciuto ruolo della DIA ha consentito di sviluppare una nuova sinergia con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sul terreno delle investigazioni preventive nei nevralgici settori del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Una sinergia che esalta quella funzione di servizio che entrambi i nostri uffici, la DNA e la DIA, svolgono a favore delle indagini economico-finanziarie contro ogni forma di criminalità organizzata. In questa prospettiva, cioè nella prospettiva di rendere sempre più tempestiva ed efficace l'azione di contrasto, il 26 maggio 2015 la DNA e la DIA hanno sottoscritto, è stato già ricordato ma consentitemi di ripeterlo perché è una cosa a cui tengo moltissimo, alla quale teniamo moltissimo, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Tale protocollo è stato poi replicato il successivo 21 ottobre con la Guardia di Finanza, cosa per la quale ringrazio, per averlo anche ricordato, il Comandante Generale Giorgio Toschi, per le ipotesi di finanziamento del terrorismo. L'obiettivo perseguito è quello di intervenire nella primissima fase delle analisi delle operazioni sospette, pervenute all'unità di intelligence finanziaria o da questa già trasmessa alla DIA per la materia della criminalità organizzata o al nucleo di polizia valutaria per la materia del terrorismo, confrontandole con le informazioni contenute nella banca dati SID-NASIDDA allo scopo di migliorare la qualità degli approfondimenti investigativi. Come è noto,
La normativa antiriciclaggio sottolinea che la trasmissione delle segnalazioni deve avvenire nella maniera più tempestiva possibile, dice la legge, senza indugio, per cui si è cercato di realizzare prima con la DIA e poi con il nucleo di polizia valutaria questo obiettivo, eliminando qualche inconveniente che si era verificato nel passato e cercando di ridurre al massimo il tempo che intercorre tra la effettuazione della segnalazione e la sua effettiva conoscenza da parte del magistrato titolare delle indagini. In sostanza e in definitiva abbiamo cercato di dare attuazione a una massima di esperienza secondo cui una segnalazione di operazione finanziaria sospetta, se trasmessa rapidamente, potrà essere utile o meno allo sviluppo delle indagini, ma se trasmessa con ritardo è quasi certamente del tutto inutile. E con questo sistema devo dire che dal settembre 2015 a oggi la DIA, lo si ricordava anche prima, ha trasmesso, ma anche il nucleo di polizia valutaria, ha trasmesso alla DNA migliaia di segnalazioni di operazioni sospette che sono state debitamente elaborate e si sono in molti casi trasformate in atti di impulso investigativo verso le procure distrettuali antimafia. E quindi diciamo è un sistema che stiamo ancora affinando, e lo stiamo ancora affinando perché in vista della trasposizione nell'ordinamento interno della quarta direttiva antiriciclaggio probabilmente dovremo ancora rivisitare certe prassi, certe modalità per renderle sempre più virtuose, sempre più rapide, sempre più tempestive, ed è quello che stiamo facendo anche contribuendo ai lavori diciamo di trasposizione della quarta direttiva nel decreto legislativo. Ed è stato ancora molto opportunamente ricordato dal prefetto Gabrielli, dal capo della polizia, l'esperienza del CASA. Ora l'esperienza del CASA è fondamentale. Io credo che diciamo, dovremmo utilizzare questa esperienza, questa circolazione immediata delle informazioni, questo scambio sinergico di informazioni tra l'intelligence e la polizia giudiziaria, sia per le indagini antimafia che per le indagini come antiterrorismo. Quindi io chiederei, solleciterei una riflessione sulla opportunità di far partecipare anche la DIA, il secondo reparto DIA, che è organo di polizia giudiziaria, ai lavori della conferenza delle conferenze dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria che danno attuazione alla previsione dello scambio e della circolazione delle informazioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto legge 152 del 91 che istituisce i servizi centrali e interprovinciali degli organi di polizia giudiziaria. Sollecito questa opportunità proprio con riferimento agli eccellenti risultati che provengono dall'operatività del CASA. Concludo ringraziandovi ancora per l'invito, ringraziando voi per l'attenzione. Buon compleanno alla DIA, buon compleanno a noi tutti e buona fortuna a tutti perché ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie, grazie dottor Roberti. Grazie dottor Roberti. Il rapporto tra la DIA e la Commissione parlamentare antimafia è un rapporto che si è fatto negli anni sempre più stretto, proficuo e ricco di collaborazioni e risultati eccellenti. Sembrano lontani i tempi in cui la Commissione parlamentare antimafia presieduta, qualcuno lo ricorderà, da Pio La Torre, si spaccava sui temi della relazione tra mafia e politica. Oggi le cose sono molto cambiate, enormemente cambiate. Io non dimenticherò mai, Presidente Bindi, il giorno in cui ho avuto l'onore di presentare una celebrazione dei morti, dei nostri morti di maggio all'aula bunker del carcere del Lucciardone, dove era presente anche il Presidente Grasso, in cui lei disse alla vigilia di un voto regionale, un voto amministrativo, siete ancora in tempo a cambiare le liste elettorali, perché quelle liste, alcune di quelle liste, erano in odore di inquinamento. Ecco a cosa serve la Commissione parlamentare antimafia, ecco a cosa serve la relazione stretta tra la Commissione e la DIA. Il podio è suo, Presidente, grazie. Signor Presidente del Senato, signor Ministro, signor Generale Ferla, un caro saluto a nome di tutta la Commissione parlamentare alla DIA e a questa qualificata assemblea che ne festeggia e ne ricorda i 25 anni.
Franco Di Mare, nell'introdurre il mio intervento, ha voluto ricordare un momento importante della storia della Commissione parlamentare antimafia, quella nella quale la Commissione si divise sulla relazione di Pio La Torre nel rapporto tra mafia e politica, divisione che abbiamo superato in questa legislatura approvando all'unanimità quella relazione e ripubblicandola a 40 anni di distanza da quella data. Ma quella commissione che si divise nel 1976 su quella relazione votò invece all'unanimità un passaggio che io ritengo molto importante per i 25 anni che oggi noi celebriamo e che abbiamo anche ricordato come commissione nel volume che è stato presentato. Si approvava questa espressione: potenziare sul piano legislativo e su quello operativo l'apparato diretto a prevenire e a reprimere i comportamenti delittuosi di stampo mafioso, prevedendo anche la riorganizzazione degli organi di polizia fino alla istituzione di un centro di coordinamento dell'attività di polizia. Occorreranno molti anni da quel 1976 per arrivare all'istituzione della DIA, ma soprattutto occorrerà l'esperienza già qui più volte ricordata della Procura di Palermo, le grandi intuizioni di Giovanni Falcone, e comunque sempre nella Commissione parlamentare antimafia presieduta da Gerardo Chiaromonte, quel percorso legislativo trovò eco, e sono proprio le parole di quel presidente, il quale individuava nella creazione della DNA e della DIA delle grandi potenzialità. Finalmente si avviava il superamento dei tanti nodi dell'incomunicabilità del passato, rafforzando una forma mentis orientata alla cooperazione. Ecco, io credo che dopo 25 anni si possa affermare che questo si è realizzato, ma venendo qua questa mattina ripensavo a un bel libro di Romano Guardini, quello sull'età della vita, che indica proprio nei 25 anni la fase del passaggio tra l'irruenza, la creatività della giovinezza, ma anche le fatiche della giovinezza nel superare il limite, nell'organizzare l'esistenza, verso quell'età adulta nella quale si fa l'esperienza anche dei limiti superati, delle realizzazioni alle quali si è riuscito a dare vita. In un certo senso si supera anche il limite dell'incertezza. Ecco, io credo che siamo qui oggi a ricordare questi straordinari 25 anni che ci consentono oggi di affermare che l'apparato investigativo, giudiziario di questo nostro Paese è di grandissima qualità, grazie al pluralismo giustamente sottolineato dal prefetto Gabrieli delle forze di polizia, ma grazie anche al coordinamento che in questi anni si è realizzato, soprattutto sul piano giudiziario e sul piano investigativo grazie alla DIA. È questo insieme che non sempre è facile far convivere, che non sempre esprime al massimo le sue potenzialità, che fa di questo Paese un Paese davvero modello per tutto il mondo. E quindi di questi 25 anni noi dobbiamo, ponendo al centro i 25 anni della DIA, in qualche modo festeggiare tutto il lavoro dello Stato italiano, perché questo io credo sia il significato più grande. Sono i 25 anni della DIA, della DNA, ma sono anche i 25 anni nei quali abbiamo davvero voltato pagina. La mafia non ha più diviso gli apparati dello Stato, le forze politiche, ma ha unito lo Stato, quasi
il quale ha ritrovato insieme a tutta la società italiana il grande valore della patria che si esprime soprattutto, credo, nella lotta alla criminalità e nella lotta alla corruzione. Serve a tutti, credo, il passaggio verso la maturità. È l'augurio che facciamo alla DIA e che facciamo a tutti noi per la lotta alla mafia. Perché nel frattempo le mafie sono cambiate. E io credo che noi abbiamo bisogno di rafforzare questo senso dell'unità della nazione, dell'unità di tutte le istituzioni, di tutte le forze sane di questo nostro paese, per combattere quella che a tutt'oggi io credo sia il pericolo più grande, il rischio più grande che corriamo ogni giorno. La difficoltà più grande che dobbiamo superare. Questo resta il paese nel quale il condizionamento delle mafie è forte ed è sempre più forte quando noi non capiamo il cambiamento che lo sta attraversando. Ecco, io credo che noi dobbiamo affinare da questo punto di vista proprio la nostra capacità di capire, di interpretare e quindi di adeguare i nostri strumenti di lotta. In questo senso il Ministro degli Interni ha sottolineato l'importanza della DIA nel lavoro di prevenzione, lo abbiamo visto all'Expo, lo vediamo continuamente ogni giorno nella individuazione soprattutto dei percorsi del denaro. Lo vediamo nell'applicazione delle misure di prevenzione. Ecco, ma io credo che questi non debbano essere semplicemente nuovi settori di impegno dell'opera di coordinamento nella comprensione del fenomeno mafioso e nella lotta del fenomeno mafioso. È l'insieme che va capito, che va interpretato e del quale noi dobbiamo avere sempre maggiore consapevolezza e adeguare nel coordinamento e nella specializzazione del pluralismo che ci caratterizza tutte le nostre forze e tutta la nostra capacità di combattere davvero le mafie. Questo è l'augurio che ci facciamo, che facciamo alla DIA, che facciamo alla DNA, ma che facciamo a tutti noi, perché questi 25 anni ci hanno insegnato anche un'altra cosa: nessuno di noi ha un supplente nella lotta alla mafia. Non è la DIA, non è il magistrato, non è l'associazione antimafia, non è il poliziotto, non è il carabinieri, non è il finanziere. Ciascuno di noi ha il suo compito da svolgere e la mafia di oggi, più di quella di ieri, ci dice che nessuno può permettersi un supplente. È un lavoro che dobbiamo svolgere ciascuno di noi e tutti insieme. Grazie Presidente Bindi, grazie per questo invito a combattere, grazie del suo intervento. È giusto, se arriviamo alle conclusioni di questa giornata, è giusto avere l'orgoglio, è giusto l'orgoglio che avete sentito in tutti gli interventi per i risultati ottenuti, per quello che si è fatto finora, anche per le prospettive che non sono così nere. C'è una cattura che insomma è nell'aria, che noi ci auguriamo che prima o poi verrà annunciata, forse dell'ultimo capo della mafia, del vecchio Gotha, della cupola. Noi ci auguriamo che questo avvenga presto. La mafia è cambiata, come ha detto il Presidente Bindi, e bisogna cambiare anche forse alcuni tipi di lotta alla mafia. Per esempio bisogna togliere tutti gli ostacoli che ancora esistono, per esempio il codice antimafia è ancora fermo qui al Senato, Presidente, nelle aule del Senato, la sua approvazione aspetta ancora, è una legge importante che occorre che riprenda il suo cammino per consentire di avere strumenti di lotta in più a una mafia che, come diceva il Presidente Rosi Bindi, cambia in continuazione pelle e aspetto. Occorre che la giustizia si attrezzi al meglio e che affronti al meglio i suoi compiti. Io so che non me ne vorrà l'onorevole Andrea Orlando, che è il Ministro della Giustizia, se gli do il testimone in questa maniera. Lui non si è mai tirato indietro davanti alla
consapevolezza e alla necessità che forse la giustizia ha bisogno di qualche strumento in più, di una riforma, di una maniera di leggere quello che sta succedendo in maniera più veloce. L'intervento del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Un saluto alle autorità, buon compleanno alla Direzione Investigativa Antimafia e buon lavoro al Generale Ferla. Certo, la giustizia ha bisogno di strumenti nuovi, ma in generale io credo ne abbia bisogno il contrasto alla criminalità organizzata. L'insieme degli strumenti che sono stati elaborati, pensati in un'epoca che non era ancora quella della finanziarizzazione integrale dell'economia, che non era ancora quella della rete, che non era ancora quella dell'atomizzazione sociale, che non era ancora quella in modo così conclamato della crisi dello Stato e degli Stati. Tutti elementi che non possono non cambiare in qualche modo i presupposti del fenomeno mafioso e anche il modo in cui il fenomeno mafioso si sviluppa. Tutti elementi che non possono non farci riflettere sull'adeguatezza degli strumenti. Noi come Ministero abbiamo convocato anche un momento di riflessione complessivo, gli Stati Generali del contrasto alla criminalità organizzata, proprio per fare questa mente locale rispetto a questo tema. E però io credo che una conclusione la possiamo anticipare, e cioè che il presupposto fondamentale della nascita della DIA non soltanto non ha indebolito le sue ragioni, ma anzi le ha rafforzate. Cioè il tema del coordinamento è il tema cruciale. Questo vale nell'ambito delle forze di polizia, questo vale nell'ambito della magistratura e questo riguarda anche la dimensione sovranazionale. Dobbiamo interrogarci su perché stenti così tanto ad affermarsi questa verità. Al momento della nascita della DIA, e forse anche oggi, frenavano questa affermazione, particolarismi, elementi di opacità, forme di resistenza al cambiamento, ma anche legittime preoccupazioni che il coordinamento in qualche modo evolvesse nell'unità, l'unità evolvesse nel monopolio e questo sacrificasse un sistema di controlli che in qualche modo costituiva il frutto di una sana diffidenza che ha accompagnato la nascita della nostra Repubblica. Oggi ci dobbiamo chiedere se quella diffidenza è ancora attuale. La DIA dimostra che il coordinamento non necessariamente sacrifica la pluralità, non mette in discussione l'autonomia dei diversi soggetti che concorrono, ma credo che in questo anche la Procura Nazionale Antimafia stia a dimostrare che si può coniugare pluralismo e coordinamento senza per questo determinare stravolgimenti del sistema. Eppure credo sia un dato che dobbiamo tornare ad affermare, perché ogni tanto sentiamo riaffacciarsi, anche quando ne discutiamo nell'ambito del tema del contrasto giudiziario alla criminalità, della criminalità organizzata, sentiamo riaffacciarsi sospetti, paure, diffidenze, elementi che in qualche modo hanno avuto anche una teorizzazione formale in alcune stagioni, la centralità e la crucialità del potere diffuso della magistratura. E che però non possono, io credo, oggi non prendere atto del fatto che a fronte di minacce che sono sovranazionali, la risposta non può che essere quella almeno che si realizza nella dimensione nazionale e il presupposto è quello di un interlocutore unico che realizzi il riferimento delle diverse attività di contrasto. E questa riflessione credo la dobbiamo e la possiamo fare anche in una stagione nella quale la nostra Repubblica credo abbia alle spalle anche le ragioni che in qualche modo hanno generato quelle diffidenze e quelle paure. È sempre più difficile comprendere, seguendo questo filo logico, perché diffidenze e paure permangono nella dimensione sovranazionale.
Noi spesso ci concentriamo giustamente sull'adeguatezza degli strumenti di cui disponiamo nel nostro ordinamento, che è ormai riconosciuto a livello universale come uno degli ordinamenti più avanzati. E però credo che dovremmo riportare con più frequenza l'attenzione all'enorme deficit di elaborazione che è di iniziativa che si è consolidato nella dimensione sovranazionale. La vicenda del terrorismo jihadista ce lo ha dimostrato in modo drammatico. E la vicenda del terrorismo jihadista ci ha detto qualcosa in più, anche nell'ambito dell'Unione Europea, che credo sia comunque l'unica dimensione nella quale si possono fronteggiare efficacemente anche fenomeni di criminalità organizzata sovranazionale. Ci ha detto che gli stati nazionali non soltanto dicono una cosa e ne fanno un'altra, ma temono in modo assolutamente inaccettabile la costruzione di un diritto penale europeo. Il perché si può spiegare, perché in fondo se si cede alla dimensione europea il diritto penale, si verifica in modo palmare che quella è la dimensione più efficace nel contrasto, non si tornerà indietro, non si può tornare indietro. E quindi si compie un passo fondamentale nella direzione dell'integrazione europea. E però noi dobbiamo porci il tema se davvero appunto non si debba sostenere con maggior forza un'iniziativa, come comunque ha fatto il nostro governo, perché l'Europa si dia strutture giudiziarie in grado di fare un salto di qualità che fino ad oggi non è stato possibile. Non possiamo rimettere alla buona volontà dei singoli stati lo scambio di informazioni. Non possiamo rimettere al caso la possibilità di far circolare informazioni che sono cruciali per la sicurezza delle nostre comunità nazionali. Purtroppo ancora è così in molte occasioni. Noi abbiamo fatto una battaglia, devo dire, con grande onestà intellettuale, per il momento assolutamente infruttuosa, per costruire una procura europea che sulla base di quanto previsto nel Trattato di Lisbona sia messa nelle condizioni anche di fronteggiare terrorismo e criminalità organizzata transnazionale. Diciamo che la montagna sta partorendo il topolino, perché prima la procura è diventata una sommatoria di procuratori nazionali che continuano comunque a riferire alle diverse giurisdizioni. Poi si è deciso che si dovesse occupare semplicemente di reati contro il bilancio dell'Unione Europea, e poi soltanto di quei reati soltanto una parte siano di competenza di quella procura, e poi ancora che alcuni degli strumenti principi per individuare questo tipo di reati, come per esempio le intercettazioni, non siano direttamente utilizzabili da parte della procura stessa. Insomma, una di quelle cose che ti farebbero dire lasciamo perdere, e forse lo diremo anche. Ma non possiamo lasciare perdere il tema fondamentale della costruzione di qualcosa che vada oltre gli stati nazionali. E in questo, raccogliendo una indicazione, una verità che Giovanni Falcone accompagnava ad un'altra, al termine di quel bel libro, intervista dell'87, Falcone dice: la mafia non è un dato storico insuperabile, ma dice anche attenzione, perché la sua internazionalizzazione rischia di diventare il presupposto per un salto di qualità che mette gli stati in una condizione di debolezza. Questa io penso sia la riflessione che dobbiamo provare a fare, e dobbiamo provarla anche la dobbiamo anche accompagnare con i risultati che il nostro paese può mettere in campo proprio sulla base del coordinamento, delle conquiste che il coordinamento ha realizzato. Per questo io vedo, diciamo, con una certa preoccupazione talvolta riemergere parlo del mio ambito, non, naturalmente quello delle forze di polizia, del riemergere di impostazioni, di visioni, di diffidenze che in qualche fase rischiano o possono rischiare di fare dei passi avanti. Noi abbiamo fatto un altro, nel corso di questa Di questi tre anni abbiamo fatto due cose, credo, importanti. Abbiamo
Superato il gap che segnava il nostro Paese nel recepimento delle direttive internazionali, abbiamo dato corso a tutti gli strumenti di coordinamento che erano previsti in quelle sedi. Alcune erano direttive che risalivano all'inizio degli anni 2000. Oggi possiamo dire che quel deficit è totalmente azzerato. Abbiamo rivisto il libro undicesimo del codice di procedura penale, rivedendo delicate procedure che spesso hanno costituito un intralcio alla lotta alla criminalità organizzata e alla cooperazione tra i paesi, in particolar modo le attività di estradizione. Abbiamo, e le rogatorie, abbiamo fatto un passo in una direzione, a proposito di coordinamento, che considero segni un non ritorno, cioè la decisione di dare compiti anche nel contrasto al terrorismo alla Procura Nazionale Antimafia. E questo io credo sia la strada che noi dobbiamo proseguire, e credo che proprio questi 25 anni che noi oggi festeggiamo stiano a testimoniare esattamente questo. Insomma, che se si percorre questa strada, anche in un'epoca che ha cambiato così tanto i presupposti del contrasto alla criminalità organizzata, se si percorre questa strada non si sbaglia. Credo che la stessa ricerca, come dire, di unità nel pluralismo dovrebbe farla la politica. Nel senso che ancora oggi sentiamo scomodare e tirare in ballo il contrasto alla criminalità organizzata come strumento di propaganda politica, un rischio in qualche modo fatale ed inevitabile. Dovremmo provare a sorvegliarlo e a contenerlo, perché se riflettiamo, quella vicenda di 25 anni fa si è potuta determinare proprio perché si determinò una forte unità tra le forze politiche. Fu un'unità indotta dalla tragedia. Io credo che oggi ci siano le condizioni perché non sia la tragedia a promuovere l'unità delle forze politiche. Perché credo davvero che si possa dire che tutte hanno riconosciuto la rilevanza e la crucialità del contrasto alla criminalità organizzata. Poi, naturalmente, ci sono problemi di infiltrazione, di condizionamento, sui quali dobbiamo vigilare e sorvegliare, ma non credo che davvero le lancette dell'orologio possano più tornare indietro rispetto a scelte definitive e irreversibili che le forze politiche hanno fatto. Per questo io penso che talvolta l'utilizzo improprio degli argomenti propagandistici che talvolta sentiamo riecheggiare, se si affronta una fattispecie e si dice la pena deve essere X, e invece un altro dice Y, che è un anno di meno, si dice quello, allora dice così perché è un mafioso. Questo l'abbiamo sentito spesso ripetere nelle discussioni delle aule parlamentari. Cioè non si accetta l'idea che ci possano essere punti di vista nelle modalità con le quali affrontare il fenomeno. Ecco, questo fa male non tanto alla forza politica, alle forze politiche che sono colpite da questi strali, fa male al percorso di evoluzione del quadro normativo, che è la vera risposta che la politica poi deve poter mettere in campo. Ci sono, come lei ricordava, stalli che spero possano essere superati, ma in questa legislatura ci sono stati anche esempi positivi di momenti alti di unità. Penso alla legge sugli ecoreati, che ha offerto uno strumento importante di contrasto in un ambito in cui la criminalità organizzata sempre più spesso opera. Ebbene, quella è una legge che è stata votata quasi all'unanimità dal Parlamento. Non è un caso che tutte le polemiche che di solito accompagnano i provvedimenti che riguardano temi legati in qualche modo al contrasto alla criminalità organizzata, ecco, in quell'occasione quelle polemiche non ci furono, e questa è la prova del 9 che, come dire, un certo atteggiamento, un certo modo di affrontare anche il dibattito, la discussione, l'interlocuzione con l'opinione pubblica è il presupposto fondamentale per realizzare quell'unità che è poi la condizione perché il nostro Paese possa fare degli ulteriori passi avanti come li ha fatti quando
seppe costituire la direzione investigativa antimafia. Vi ringrazio. Grazie Ministro, nelle sue parole siano viatico per la conclusione di questa giornata, le lancette dell'orologio non tornano indietro. Io vorrei chiudere ringraziando tutti di essere qui, ricordando una cosa che è stata detta molto sentita dalla Presidente Rosy Bindi, e cioè che esistono anche delle responsabilità personali, esiste anche l'impegno di tutti noi, non soltanto quello degli enti, delle forze di polizia, dei magistrati, dei nostri luoghi di lavoro, esiste anche il nostro personale impegno. E allora mi veniva in mente una delle epistole di Sant'Agostino, che a quelli che si lamentano della bruttura dei periodi che viviamo diceva: sono tempi brutti, tempi cattivi, dicono gli uomini, beh, si comportino bene e i tempi miglioreranno, diventeranno buoni, perché i tempi siamo noi. Grazie a tutti, buon compleanno alla DIA.